Pod Scriptum, il podcast. O podcast. Il podcast. O podcast. No, il podcast. O podcast. No, Raffaele, facciamo figuracce, lo devi dire bene, dillo insieme a me. Pod Scriptum, il podcast. O podcast. Eh già, però allora non capisce, ma che facciamo sempre questo, Raffaele, ogni volta, che miseria. Ma ogni volta mi fai dire le stesse cose, non ti sopporto più. Ma con te, Raffaele, basta, mi hai rotto le palle, e basta, fai sempre questo. Mi sono rotto i coglioni di averti accanto, vattene, fai un'altra podcast. Guarda un po' che esagerato. Eccoci qua, puntualissimi come sempre, ragazzi. Questa sera qui con noi abbiamo niente poco di meno che Ghetto Soffittaman. Buonasera, buonasera. Che piacere ospite di avere ospite. Tu non c'è, stanno gli applausi. Stanno gli applausi di sottofondo, giustamente. Che sono mi caso e poi ma no, perché se sentivi questi applausi erano scroscianti, proprio una roba. Per, giustamente, devo dire, per guarda, Ghetto. Parecchie persone dicono, guarda, mi fai proprio scrosciare. Scrosciare? Ma non so cosa, però. Ma chi sono queste persone? Un sacco di persone scrosciano. Quando maldicenti. Vabbè, però è bello scrosciare. No, è fisiologico, direi. Cioè, secondo me fa scrosciare una persona, è bello. No, no, è normale. È normale. È di vitale importanza, secondo me. Stai scrosciando, come dici, qua mi hai scrosciato, per esempio, diverso, capite? Sei attivo e passivo. Comunque devo riconoscere, Raffaele, tu hai un talento, cioè riesci quando non è il momento a urlare random e poi parli a bassissima voce che ti senti solo tu. Comunque va bene, non ci interessa questa storia qua. Allora, Ghetto, per quei pochi che non ti conoscono, presentati, chi sei, cosa fai, io faccio, quindi diciamo non a me, però quei pochi che non ti conoscono, presentati un po'. Chi è Ghetto Soffittaman? Ghetto Soffittaman, però. Soffittaman. Sì, ho sfittato, poi ho affittato di nuovo. E sono uno strimpellatore liricista del centro storico. Bello. Niente di più, niente di meno. Però mi piace, strimpellatore liricista. Sì. Perché? È perché è importante, secondo me, mischiare parole e musica, e quindi nel mio strimpellamento cerco di far combaciare le due cose. Mi piace, quindi strimpelli pure. Ci ho messo un mese per avere questa... Strimpelli e lirichi. E lirichi, sì, sì. E beh, però, diciamo, fai anche soprattutto il tuo genere, il rap, no? Io faccio rap, sì. Si può dire che facciamo rap. Dicono, cioè, poi c'è una definizione... Ormai rap è un po' tutto, cioè, capito? Anche Rietta Berti fa rap, mo. È vero? Sì, pure sì. Fedez faceva rap. Fedez ha fatto rap. Non lo so come definirlo. Lo segue, so. Sì, Fedez... In realtà, possiamo dire, Musica Selvaggia, alcune puntate le ispira guardando lui. Allora, io devo dire due cose, perché abbiamo tirato in ballo l'argomento. Allora, a me Muschio Selvaggio piace tanto. A me mi piace tanto il pod, mo ho visto quello di Galimberti, mi è piaciuto assai. Tutti però, guagliù, che cazzo vi devo dire, a me Fedez, poi magari lo conosco di persone, simpatici, però così a prima chitto... Invece l'ho rivalutato, io sono uno di quelli che l'ha rivalutato dopo il podcast. Ma infatti perché ha trovato la sua dimensione, esatto. Perché a me mi sta molto simpatico... Basta che non canta. Ma non è tanto... Cioè, se presenta, fine, si espone... E a me quando si espone non mi piace tanto. E poi dipende, vabbè, ma quelle sono tutte cose... Cioè, mi sembra finto, poi magari mi sbaglio perché non lo conosco, quello è però mi sembra finto, capito? Sembra che... In realtà al contrario, io lo trovo molto invece sincero, anche a volte quando magari... No, anche perché... C'ha la possibilità di essere sincero, parliamoci chiaramente. In teoria sì, però capito, molte cose mi sembra che le faccia proprio per apparire, cioè capito che sì? Come direbbe cioè fai beneficenza. Antonio, ma stai dissando Fedez? No, non lo sto dissando. Famo dissa a me, scusa, a questo punto. Sì, ma ci sarà modo di... No, difatti, una cosa che mi incuriosisce molto, allora, tu fai rap, però, diciamo, un determinato genere di rap, cioè nel senso, io sono contento di averti qui stasera, perché, prima di tutto, cosa che... Voglio dire subito che mi piace molto di te, sei
siamo a fanculo, mandi a fanculo, cioè, è una, no, è una cosa che mi piace perché non è così scontata, cioè, nel senso, una cosa che ho avuto modo di apprezzare negli anni conoscendo Giocane. No, perché sono un denunciato, vai, associazione animalista. L'altra cosa che facendo... porta avanti è la lotta per la salvaguardia degli animali, no, schiavitù degli animali, quindi animali liberi. Però quello che sta facendo fuori consapevole adesso lo farà dentro, quindi romperà le palle. Eccolo qua. Ah, mo la puoi togliere da là, tanto era per non farvi dire affetto. Vedete? Il nostro amico. Ecco, vedi? Va bene, tutto a posto. Vedi, subito è partito. Ora mi sento pure più tranquillo, più rilassato, capi? Perché c'avevo questa pressione addosso, questo cane attaccato, poi cioè con una cinta l'ho attaccato. Cioè, una cinta con la saluata cinta. Io pensavo l'essere chiara, no no, ma io lo devo attaccare. Ma quello era tutto maturo, no? Ma non è vero, queste cose che non ascoltate queste cose, cioè, comunque che... mi seguiranno un sacco di associazioni di cani. Fa brutti figure. Senti una cosa, state dicendo, scusate, però era doverosa l'interruzione. Stavo dicendo appunto che mi piace il, la parte di te che non ha paura di mandare a fare, cioè, ho visto che ti è appiccicata con parecchi a volte ci divertiamo, sì. No, sui social, però curriculum di ridici. Vabbè, diciamo che il rap nasce proprio per mandare a fanculo, diciamo, ho fatto una sintesi è molto, vero, forse è vero, diciamo, stretta, però il rap è una forma di denuncia, no? C'è un'insofferenza che trova voce. Poi ovviamente questa cosa è stata usata nel mainstream, si è iniziato a mandare più a fanculo che a che a lanciare contenuti. Ecco, ma pensa, ma c'è un'associazione che protegge me dal cane? Oh, voglio sapere, mo, se in diretta... Avete visto, l'avete voluto aprire, vi ho fatto vedere che cosa fa. Allora, mi metterò così, tipo i cosacchi. Eccolo qua. Così lui si mangia. È una cosa, mangia chi non sta parlando, capito? Ciro... Chi è Ciro? Ciro, ah, sarebbe Ciro Rhyme forse. Ciro. Vabbè, comunque Ciro ci dice Rhyme. Come siamo belli, effettivamente ha ragione. Non gli posso proprio dare torto. Ma infatti ho detto, Tony, ma facciamo una foto. Che facciamo a far salire? Facciamo una foto, è buona, è bella. E l'hai voluto aprire è tu. È lui l'ospite, ragazzi. L'hai voluto aprire tu, Ferdinando. No, l'hai voluto aprire tu. Consapevole di questo. Non ti mangiare la mia felpa. Ferdi! Ce la vuoi far fare la cosa? Ferdi, dici qualcosa al microfono, dai. Dici qualcosa. Ando, pigliatelo tu, se gesti meglio, secondo dai, me. Dai, eccoti qua. Nessun animale è stato maltrattato. Forse qualche... Ragazzi, il presentatore e l'ospite, però lui allora... no, comanda. No, esatto. No, stavamo dicendo... No, però proprio con te, guarda. No, è perché la novità. Sì. Stavamo dicendo... Il rap alla fine nasce come denuncia, quindi c'ha dei toni molto forti, no? dei toni forti ecco. No, però... e anche stasera abbiamo un Tony veramente forte, solo che questa cosa è stata un po' travisata perché comunque il contenuto c'era sempre, la base, no? Ma magari quando è nato era l'insofferenza di vivere in una realtà magari degradata, quindi si mandava a fanculo l'istituzione, il razzismo negli anni 70 e 80. Poi piano piano questa cosa è entrata un po' a regime, come tutte le cose. Questo non riguarda solo il rap, diciamo, riguarda il rock, riguarda il jazz, sì, riguarda il blues. Si prendono quei canoni che rendono una cosa forte e si rendono si al finale e quindi perdono di senso praticamente. No, è vero, però allora devo dire, però l'indole rimane. Oggi, vabbè, oggi io non so tu cosa pensi del rap di oggi, però secondo me ha un po' perso in alcuni casi, non in tutti, quella cosa di denuncia, ma anzi è diventata un'ostentazione in molti casi. Però me, diciamo, questa cosa si può vedere già dai primi anni 90. Qui già sono 30 anni che c'è ostentazione. Sì, no, dove c'è un fenomeno c'è anche la controparte commerciale. Cioè negli anni 90 il gangsta rap là è nato, no? Diciamo fine 80-90. Sì. Ma io non c'ho niente contro la parte commerciale. Però capito, cioè, se solo che l'ostentazione e le mode, è come la moda, cambia. Quindi magari c'è un'ostentazione più affascinante, è un'ostentazione che magari non è nei tuoi canoni e tu la reputi, diciamo, una cosa da poco. No, mi dispiace. Allora, io premetto una cosa, secondo me la musica è sempre molto soggettiva, nel senso che è chiaro che se tu mi parli di cazzo ne so, fratello ucciso in strada, la faida tra è magari un mondo che capisco meno e quindi dico, però per esempio se oggi mi faccio, che ne so, la Dark Polo Gang oppure tutta, sono messo... ma è totale ostentazione. Capito, bravo, quello dico io, non so, perché no, tu non metti un fratello ucciso in strada tra una marca di scarpe, esatto, e un'altra, capito, non... Il discorso è questo, come ogni genere, perché comunque alla fine il rap è un genere musicale, no, l'hip hop è un genere musicale.
tu da ascoltatore riconosci il vero, quindi io posso sentire la tua canzone dove tu racconti di un fratello ucciso in strada, io riesco a percepire un fondo di verità, mi emoziona questa cosa buttata lì, oppure solamente per un fatto di ostentazione, perché la violenza, diciamo, tira, si vede, no? Si vede in televisione, si vede ovunque, ma la violenza va forte. Sono d'accordo. Anche i soldi. E i soldi e la violenza, diciamo, vanno proprio di pari a braccetto. Quindi se tu riconosci il vero, non è importante alla fine il tema, questo è pure un pezzo leggero, che non c'ha questi contenuti grandi. Magari io prediligo delle cose con contenuti un pochino più intensi, però magari una cosa leggera, se ti dà quell'emozione, funziona per me. Poi, come hai detto tu, è una cosa soggettiva. No, no, però sono d'accordo, è vero, hai detto una cosa secondo me verissima. Cioè, qua, anche un pezzo che paradossalmente non è il mio genere, se sento che mi trasmette, per esempio, faccio un esempio, non so, uno che mi viene in mente adesso, Blanco. A me, per esempio, non è proprio il mio genere Blanco, però a me piace perché mi trasmette qualcosa. Cioè, io trovo vero quello che scrive Blanco, per esempio. Blanco ha energia. Hai capito? Ti trasmette qualcosa. E poi una rarità, sa cantare. È vero. Cioè, è vero. È una cosa che mo, cioè, se vogliamo fare proprio un po' di critica, come ha detto Tony, siamo un po' polemici qua. Ah, no, io sono polemico. Ah, no, pure io, quando c'è, quando c'è giusta causa. Se diciamo c'è qualcosa che si è perso nel rap, sono proprio i tecnicismi del rap. Cioè, per chiamare rap una cosa, diciamo, ha dei canoni, no? Cioè, le parole vanno scritte in un certo modo, bisogna seguire dei canoni, poi il flow dalla fantasia e ci rende diversi a me dal fare rap. Certo. Però oggi si chiama rap tutto, cioè parlare su un beat non è fare rap. Posso fare una domanda? Diciamo il pubblico. Avvicinami un po' al microfono, pubblico. No, perché dopo dici che urlo. No, no, parla come stai parlando, perfetto. Ma vicino. Allora, vorrei fare una domanda che magari la parte del pubblico ignorante, di cui io mi sento un esponente. Avvicinati al microfono. Ancora? Sì, così. Cioè, però non urlare. Guarda verso il microfono, capito? Nel guarda, senso. Ah, così, vai. Ah, già, fatto, stai microfono. Bene così. Volevo chiedere a Ghetto, se posso, se caso mai ci chiedete a Beto. A Ghetto. A Beto. A Beto. Attaccante l'utilizzo. Ma hai visto pure la cosa verde, proprio la beta è proprio. Tengo pure il pallino. A Ghetto, ma proprio detto in parole vuole, che cos'è il flow? Il flow è l'approccio che le tue rime hanno su una musica, ok? Io posso andare in un ritmo particolare, tipo Clementino, Clementino per esempio va come hai detto tu, in extra beat sarebbe, cioè il doppio del tempo, però riesci ad andare anche lento. È proprio l'approccio che tu hai sulla musica. Come stai sulla musica? Come stai sulla musica, la tua attitudine. Ok. E tu come ti sei trovato? Io sto bene sulla musica. Tu come stai sulla musica? Ma come ci Sei trovato? Cioè, perché quando è successo e come è successo che tu hai detto oggi voglio fare rap? Ma guarda, io sono sempre stato ascoltatore. Cioè, innanzitutto, ma da quanto tempo lo fai? E sono più di 10 anni. Più di 10 anni, cazzo. Che produco, perché ho iniziato sia a produrre che a fare rap insieme praticamente, cioè di pari passo. Sono sempre stato ascoltatore, ancora oggi penso che la parte di me più forte l'ascoltatore. È bene, è giusto. Cioè, io quando do per esempio un parere, se tu mi fai sentire un tuo pezzo, io lo do da ascoltatore. Ci sta. Perché penso che la cosa più forte che ho, che riguarda il mio campo musicale, dovrebbero farlo magari. Sì, no, ma questo poi fa di me uno che magari si mette troppo in discussione quando vuole produrre qualcosa di suo, perché sono un ascoltatore molto ambizioso. Però è giusto, però è giusto, perché è giusto. Quindi, e poi ho sempre scritto cioè, sempre, non quando dici sempre, che intendi? Da piccolo proprio, sin da piccolo sempre scritto, non in rima, non rap. Poi a un certo punto queste cose sono diventate sempre più in rima e poi è nato tutto con Pod Square Crew, cioè la mia prima crew, che di Napoli, sempre di Napoli, i ragazzi di Piazza del Porto, quindi il porto di Napoli proprio. E noi siamo partiti così, sono stati loro che mi hanno acceso la miccia, diciamo. Cioè, quindi tramite loro inizia stata la tua tramite prima... mio fratello, OJ, Luchetto Iengo e Mike Debosch, eravamo in 4. E diciamo abbiamo fondato questa crew e loro hanno iniziato. E non solo è nato la mia voglia di fare rap, è nata proprio la soffitta così. Io soffitta, sono stato acceso. La soffitta produzione, che poi è diventato pure il mio nome in un secondo momento, però la soffitta produzione è il mio studio attualmente. Quindi tu producevi inizialmente per la crew? Io, diciamo che Mike Debosch mi ha insegnato a produrre, mi ha fatto, diciamo, da tramite con questi programmi e tutte queste cose che oggi abbiamo la fortuna di avere, perché ricordiamoci che oggi è molto molto semplice
suonare, secondo me. Poi riuscire è un altro punto, però iniziare oggi è semplice per tutti, diciamo, questi sono i frutti positivi dell'epoca nuova, dell'epoca dell'era digitale. Ci sono tanti difetti, no? Si parla di tante cose negative, però ci sono anche tante ragione. Il fatto che magari si sono perse molto le vibrazioni live, la gente non punta ai live, però è vero anche che io posso, anche qui, no? Possiamo fare una cosa di una certa qualità con dei mezzi autonomamente. Casalinghi, diciamo. Esattamente. Approfitterei di questo argomento, quindi di parlare della digitalizzazione un po' del tutto, per mandare il primo contenuto e vedere. Ma lo sai che mi hai letto nel pensiero? Andiamoci a vedere chi è Ghetto. Nel frattempo salutiamo anche Magico che ci saluta. Ciao, ciao Magico. Ciao Magico, il mio barbiere che mi dà mercoledì sera, come stai messo con gli appuntamenti? Che vi state a poca barba e capelli. Approfitto per questa cosa. Vai, fai benissimo, facci sapere. Adesso un contenuto di Ghetto. Nel frattempo... se non sbaglio, così facciamo una cosa E allora ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo di Ghetto. Paura te può fare, faccio ancora cave e cava da coscienza, perché non tengo pazienza, sai che non sa ci cagna. Dimmi che sta forza, che la forza che mi dà disperazione, che non mi fa caputta, ma tua sigla mi porta malla. Chi si tiene, porta andare a pisa tutto quello che è successo, ma tu sai che cuore è fatto, poi non c'è pure soltanto un sorriso. Volta fa succede, dico come avere tutto quello che ti trova innanzi ai piedi, può capire come la vita può discendersi. E allora tu che rassomiglia che la voglia pure bene, dimmi quando è la primavera, perché fa che se leva faccio tutto il corpo, perché ancora crea, perché ancora crea. Ho tutto quello che trovo, dimmi perché pure se non mi sto mai mai pure, non sa se manca Roma trova. Gli sfruttati lo troppo in gioco, una volta passa, che la tua testa è soltanto voi, un sentimento non sa c'è punta. Aspetta, è troppo ambressa, non te ne sa dire, stanno a poco, si stai comodo, te braccia mie, vota gelosia, se faccio lì, e vota c'ha avuto a me mali, ma te sai poco, ma va per me. Il calore al mio cuore san fuoco, mo che ha già capito valore, non c'è sta capa tipo a conta poca. Immobile a me mi si muove, scatta come una foto, ma sinta picca bacca rotta, quindi tu non voglio ancora. Perché senza amore muore, trema voce quando non ti trova, suona luce, una canzone nuova, resta ferma, non mi muova. Insieme a me rimane, cari, manca di parola, forse può capire la tua prova. Pallata che ci vuoi spiegare, quando si ma lui mi senta forte, mi è tornato genna, voglio fama, paradiera, metta tanta fa facciata fuori umana. Allora sì che fa la pena di sposare mano, ma chi si immaginava che potesse incontrare nana, ma rara, c'è no, si da lunga, se starida, si cara, si esce la mattina, ma ne va in panica, fuori in umani come, ma sto loco, ti si lascia di da manica, e lasciami credere che è tutto vero, dimmi chi capito, e faccio pace chi pensiera, lasciami credere che è tutto vero, dimmi chi capito, e forse forse hanno più fa pure stasera, mo che capito tutto quello che provo, dimmi perché pure non mi sto mai bevuto, non sa se manca Roma trova, non mi torna a colpiccio, dimmi se non mi capite che la tua prova è stata con me, e se non mi tira ancora, almeno dimmi se che sti parola da fare alla nuova. Thank you.
aspetta che fa caldo, Finalmente fa caldo. Buio, non mi fa sempre caldo, accadrete, mamma mia, un continuo. E perché dice così? Sto caffè fa paura, sempre. C'entro un caffè, ma perché? Allora, chissà, dai, siamo scalzi. Allora, eccoci qua in live. Colgo l'occasione per richiamare il nostro regista, perché vorrei ben dire, da un paio di stream, da un paio di live, Antonio ha preso le redini della regia, perché a detta sua io non ero tanto capace, commettevo degli errorucci. Bene, sì, questo video che appena avete appena visto doveva essere mandato in onda sul finale, ma no, non è vero, perché mi piaceva. E ma noi spariamo subito, guarda, per esempio c'è Adam che ci scrive sempre lacrimoni sto pezzo, hai visto? Ho saputo scegliere perché no, ma magari magari Adam dopo aveva da fare, non poteva vedere il video. No, Adam, sei con noi però, cioè... sei con noi adesso, che Adam, sentito... però perché ce ne no, sono, ma abbiamo tanti pezzi, esatto. Parte, però questo qua particolarmente, questo faceva parte del progetto con Alessandro Rocco, mi piace, esatto. E quindi vogliamo pure Alessandro Rocco che in ma tu hai fatto cosa, regia, cioè comunque è normale, mi sono stancato già, Tony, e senti, parlaci un po' del progetto con Ale. Il progetto, bravo, siamo passati da Port Square dal primo al penultimo, esatto. Però ci sta, perché questi sbalzi temporali poi si portano, ultimamente non so se hai visto le serie nette, ma sicuramente sbalzi temporali, è più figo così, secondo me, non seguire, capito, lo infatti schema. Il finale di questa diretta sarà un saluto, ciao ragazzi, benvenuti e spaccamma, è bello così. No, il progetto con Alessandro è nato prima di tutto perché io e Alessandro ci conosciamo da una vita, siamo fratelli da una vita, abbiamo fatto le scuole insieme. Voi avete non avete la stessa età? Lui è più piccolo di me, però diciamo al liceo. Oh, ciao, siete conosciuti al liceo. Sono stato anche bocciato, ma questo diciamo... sono stato bocciato anch'io, quindi ci troviamo. Cioè, ma pure se ero promosso lo conoscevo lo stesso, perché siamo stessa scuola, diciamo. Io non sono stato mai bocciato, ma ho avuto un non classificato, anzi no, un non scrutinabile. Che cazzo significa non scrutinabile? Che praticamente hanno scritto, ma chi è chi scrive? No, esattamente. Non l'hanno mai visto. Perché? Come hai fatto a avere... perché è andato mai visto? Perché no, iniziai l'anno, poi quell'estate iniziai a lavorare... Il fatto di guadagnare dei soldi mi stimolava di più. Il fatto praticamente gli mandarono i voti sulla busta paga. Esatto. Comunque andavo, a fine anno a vedere i quadri, non so perché andare a vedere i quadri, e c'era scritto il mio nome vicino non scrutinabile. E se t'avia pure io in ferie per vedere i quadri. Esatto. Tra l'altro pensi che è stata l'unica volta che Raffaele ha guardato un quadro. Sono stato anche al museo di Van Gogh. Uno quadro elettrico quando si è allucinata volte, tre ore. Ah, Tony, l'ho guardato attentamente. Questi quadri qua è fan di questi quadri qua. E senti, quindi vabbè, è nato. Vabbè, con Rucco è nato da prima di tutto perché io sono un grande fan di Alessandro Rucco. Cioè, per me è un fenomeno. È dai tempi del liceo, io lo chiamavo Craig David perché c'aveva questa voce angelica. A parte portava il capello rasato quando era piccolo. E poi c'era questa voce angelica proprio, che già dal ma liceo... tu l'hai riconosciuto, quindi già musicalmente parlando? Oppure... Io l'ho conosciuto nel cazzeggio di scuola, ma principalmente perché c'aveva una grande voce, essendo un grande ascoltatore, già da quando ero piccolo. Un talent scout, praticamente. È un po' sì, perché poi con la soffitta, diciamo, ho avuto modo di, nel mio piccolo, ovviamente, di scoprire e di lanciare parecchio buona musica. Non personaggi, perché magari... non c'ho questa, diciamo, questo super potere, però di creare buona musica, il fine è sempre la buona musica. Guarda, io sono d'accordo, la riconosco e magari riesco anche a crearla. Mi stai aprendo pure un mondo, su una riflessione che mi sta aprendo la felpa invece. ma tu hai detto che che piacciono assai queste felpe, allora, che vanno a ruba. Bagno fuori per... un attimo a Ferdinando, va bene? Vai. Non ti accana da voto, però. No, la cinta la prendo. No, la domanda che mi veniva curiosa, la curiosità che avevo, era, tu giustamente dici la questione, no, della buona musica, dei personaggi. Secondo te oggi che è successo? Io ho notato negli ultimi anni che c'è stato una sorta di calo d'attenzione proprio nei confronti della musica. Tu che ne pensi?
Ma io penso che noi viviamo proprio in un'epoca dove il calo di attenzione è proprio funzionale. Su tutto. E ma come mai? Cioè, nel senso... Perché, diciamo, il sistema mo gira tutto molto su scroll, tutto. La vita è scroll. Tu hai, diciamo, mo è un minuto e mezzo perché Instagram ha allungato i reel, perché prima era 30 secondi. Mamma. Quindi forse piano piano si sono resi conto che ci hanno mandato proprio in pappa il cervello, hanno detto vabbè dai, un minuto e mezzo è meglio. E tu te la giochi tutta in quel minuto. Però questo è proprio un disturbo dell'attenzione. Assolutamente. E questo è caduto su tutto, è caduto sui film, è caduto... Perché, cioè questa poi è una mia ipotesi, secondo te sono andate a diventare proprio le cose più famose, le serie. Effettivamente, poi tra l'altro c'è le sparano una serie, lì c'è un'ora, un'ora, tu ti... cioè poi sono varie puntate, però tu non perdi attenzione. Una puntata di mezz'ora, un'ora, con cast stellari, budget colossali, quindi gli stessi budget. Anzi, sembra che le puntate le stanno, ogni volta le abbreviano, anche se per esempio passano a 27 minuti una puntata, ma la tendono sempre una puntata a settimana. Prima Netflix sparava tutta la serie così a volo, poi hanno capito, hanno iniziato tutta la serie, ma poi non va bene. La cosa su cui riflettevo in merito a questo pure con un amico proprio l'altro giorno, se non sbaglio, è il fatto che mo te le sparano. Prima, per esempio, non so, quando devi vedere una serie in televisione, dovevi aspettare la puntata ogni settimana, perché usciva e quindi tu vedevi l'episodio oggi, poi dovevi aspettare una settimana per vederti l'altro episodio. Mo te la sparano tutto là, e la cosa assurda che mi sono reso conto è che io, per esempio, non ce la farei a riaspettare di nuovo una settimana per vedere una puntata. Però mo si stanno muovendo di nuovo a farti una puntata a settimana, che si... per una questione di pubblicità, perché se ma dove? Su Prime? No, ma pure lo stesso, per esempio, faccio un nome, Stranger Things, che è una delle serie di punta di Netflix, no? È partita con le tre stagioni, tutte sparate una botta. Io combatto nel frattempo questo mini demogorgone. La quarta stagione invece l'hanno spalmata, perché? Perché se tu... Quante puntate uscivano? Due puntate, addirittura hanno fatto tre, poi dopo sei mesi ne hanno messe altre tre, neanche una a settimana. Disney per esempio c'ha questa formula, una puntata a settimana. Però questa era una televisione. Secondo me è per un fatto di notizia, perché se io metto una serie di Star Wars, per esempio, carico otto puntate, io mi vedo tutta quando una sera. Perché non ce la fa. Siamo uscita la serie di Obi-Wan Kenobi, no? Chiamato Ian McGregor direttamente dal 99-2005, che faceva Obi-Wan Kenobi, l'hanno pigliata e gli hanno fatto fare Obi-Wan Kenobi mo nel 2022. Quindi io che sono cresciuto con quel personaggio, sei puntate mi brevi in una notte. Una notte. Tranquillamente. Nel frattempo fai spargere la voce. Sì, sono sei puntate, sei settimane si parla solo di Obi-Wan Kenobi. Però sono tornati sui loro passi, perché inizialmente era come dicevi tu, e molte serie sono ancora come dici tu, però queste cose così grandi dove loro spendono proprio dei soldi, è la stessa cosa ai dischi. Cioè, la musica forse Marrakesh fa un disco, per esempio, dico Marrakesh, che è uno degli ultimi dischi mainstream, che poi di musica diciamo un pochino più di nicchia, o come direbbe Aldo, di minchia, ne ascolto, però diciamo faccio un nome che magari qualche ascoltatore diciamo l'ha intercettato, il disco di Marrakesh. Ci sono molti singoli, Gali, Marrakesh, hanno un album, fanno 3-4 singoli, li spalmano per un anno e mezzo. Poi quando esce l'album tu ti aspetti degli inediti, mentre invece gli inediti sono 5 o 6. Però sono pochi, perché alla fine lui si è sparato tutte le... l'ha spalmato. Perché? Perché è riconoscibile il prodotto. Prima magari tu compravi il CD per scoprire la musica, invece adesso... Ma non si compra il CD. Beh, ad ascoltare che già conosci. Certo. Io li faccio ancora i CD, eh? Io, per esempio, l'unica cosa che ho fatto uscire, perché ci tenevo proprio, pensa, manco i CD, proprio una roba che vaffanculo a tutto, ho fatto uscire l'audiocassetta. Le cassette. Quando bella, feci grande il... grande scelta stilistica. No, mi piacciono. Ma li mangia nastro. No, appunto. Cioè, qualcuno nella macchina ce l'avrà, sicuramente. No, però, capito, è proprio quella, ma pure per farla, per masterizzarla, quella roba, quella è stato un macello. L'abbiamo fatta con un progetto che si chiamava Finger Food, sempre prodotto sempre... in soffitta. Solo cassette facemmo. Il suo perché, capito? Io poi sono legato alla cassetta, perché comunque ci sono cresciuto con le cassette. Cioè, io mi ricordo quando ero piccolino, c'avevamo questo camperino piccolissimo che è durato ben poco, e
quando ci andavo dentro c'aveva le audiocassette solamente, non c'erano CD, non c'era niente, e durante il viaggio mi sentivo l'audiocassetta di Lucio Battisti, una continuazione. No, ma io, quello è stato proprio il mio start, le cassette. Io ho iniziato a fare le compilation con le cassette. Quando giravi, cioè la prima cosa, il primo approccio, diciamo, che tu interagisci didattico con la musica, io seduto davanti allo stereo di casa con le cuffie a sentire la radio e aspettare il pezzo, diciamo, di punta, quello che mi piaceva, per fare la compilation, sperare che il coglione dello speaker non parlasse sopra, che tu, per esempio, a metà do finale, questo era il pezzo di e stare attento, che magari queste cose le faceva di notte. Io c'avevo praticamente in cucina lo stereo con l'impianto grande e la camera da letto a fianco, quindi io seduto a terra con le cuffiette, non siamo a Dio, ma staccavo il capo, delle cuffie, buttato. Partiva, capito? No, partiva praticamente tutte le casse in piena notte. E ho iniziato a fare le compilation, prima a mia madre, poi ai miei amici, poi alle feste. Che tu, capito, seleziona la libertà di prendere una cassetta e di metterci i pezzi che volevi tu. Poi quando è uscito il CD, ancora più bello, perché, cioè, diciamo, noi siamo a Napoli, mo lo so che è materiale contraffatto, però tu vai al mercatino, c'era questo tappeto di CD dove tu potevi trovare tutti i pezzi finalmente, e non avevo ancora il masterizzatore del computer, quindi io compravo il CD prettamente per metterlo nello stereo e registrarlo nella cassetta. Bellissimo. Quindi retrocessione. Madonna, poi a un certo punto, e questo è, ma ci volevo, la musica, perché è importante per me, io me ne rendo conto, a un certo punto ho capito cos'era l'MP3. Cioè, proprio il fa, ci ho messo un sacco di idee, cioè, io me lo ricordo proprio un momento della mia vita. No, veramente, c'era questa mia amica che praticamente aveva il fratello che lavorava fuori in America, cose, e c'aveva questo piccolo MP3, non so se ti ricordi, quelli là, in forma di plasmon, così, tipo 128 megabyte. E lei provava a spiegare. 128 megabyte all'epoca. Ma lei l'aveva preso già in America, quindi già erano fatti che in Italia non avevano proprio idea. E io mi ricordo perfettamente che lei diceva: qua dentro ci stanno le canzoni. Io facevo: scusa, ma come hai fatto? Perché per me era una cosa fisica, capito? Come hai fatto a prendere le canzoni e a metterle in questo coso? E cioè, io a un certo punto ho detto: fa finta che era capito, perché non era capito. Cioè, io mi ricordo, tornai a casa quella sera e dicevo: ma come ha fatto questa mettere canzone? Magia nera! Piano piano ho capito il file, tutte queste cose. Siamo vecchi. Questo è proprio, diciamo, che lei mi piace. Questo è il racconto di un vecchio, perché solo un vecchio ti può fare un racconto. Adam ci dice, per esempio, bei tempi pure come i Walkman, effettivamente, pure quando giravi con quelle cose. Però il lettore CD è un bav, invece Walkman no. Il lettore CD se tutto muovi un bav, è un bav. È vero, che cazzo dico, non dopo tipo, tu devi portare. Il Walkman io non l'ho, cioè, Di parecchio. Il Walkman era bello perché ci potevi pure registrare poi dopo sopra, cioè, capito, c'è il tasto rec, dove tu potevi registrare sì, ovviamente, come tutte le cassette che tu registrate, sai quando registravi porno sui cartoni animati, quelle cose là, metà. Ma ci mettono un cartone guaglione, non andare a mettere, è vero, poi se andava con questi cosaroni grossi che non c'entravano manche in tasca, perché era un coso tanto. Lettore CD era ancora peggio, sì, ma infatti quello è un'invenzione che non mi è mai piaciuto, il lettore CD. Che c'è? L'iPod, anche se è stata un'invenzione che dopo deve sembrare l'MP3, però non ha preso tanto piede così come l'MP3. Perché l'iPod, la differenza che tu vuoi, ma l'iPod contiene l'iPod, però, gli MP3. Però esatto, però l'iPod poi era nato già pure con telefoni. Io da nerd ho fatto un gesto molto forte, mi sono venduto una collezione di fumetti Marvel, perché vedete l'iPod dell'Apple. Sì. Quello ce l'aveva, quello ce l'ha detto, no, io devo avere questa cosa. Quando poi già avevo capito cos'era l'MP3, no? Nel frattempo era capito. E praticamente ho preso una mia collezione, mi ricordo, Incredibile X-Men anni 80, andai alla fumetteria, dissi: questa quanto vale? Ok, e là, e andai al centro Apple e mi sono comprato il mio primo iPod. Un amore infinito per me, perché aveva una qualità che all'epoca... Allora sono io che sono stato lontano. Ma sei giovane. No, invece, per esempio, sai che ho fatto io? Ho fatto il contrario tu, c'avevo un iPod, no, quello dell'Apple, che era l'iPod? Comprare No, Walkman. Non l'ho venduto. tu ti accattaste che la serie di X-Men. Non potevi ci organizzavamo tra di noi. L'ho scambiato per una PlayStation 3. C'è un ragazzo, PlayStation 3. E quel periodo, la PlayStation 3 era l'ultima uscita. E vi dico che i miei iPod io ce l'ho ancora in tonsi e funzionanti. Quanto valeva quando l'hai comprato tu l'iPod? 170 euro lo pagai. 170 non compri la PlayStation. E no, infatti ci andai a guadagnare, capito? Però lui voleva hai fatto la truffa. No, lui voleva l'iPod. Io volevo la PlayStation 3,
ci siamo trovati perché su subito aveva messo l'annuncio scambio con iPod e quindi mi sono trovato, però si vede che era un altro pazzo che voleva l'iPod, che all'epoca, esatto, cioè io che tenevo 15-16 anni, non è che 170 euro stanno così a portata di mano, dovevo comunque cedere qualcosa, sono un grande collezionista anche di fumetti, cioè mo ho smesso, che poi qualche cosa si deve troncare. Però devo dire la verità. Ma però quei dischi vado un po' giù pesante. Però le collezioni sono belle. Sono belle, ma sono una condanna. Sono una condanna. Io per esempio sto facendo la collezione delle sorpresine degli animali degli ovetti. Ah, io ce l'ho. Oh, guarda, io quello che stavo dicendo. Secondo me io ce l'ho veramente, ma non gli animali nuovi, c'ho quelli là vecchi. No, no, quelli che stanno uscendo. No, i remietti, io tengo i popotami, le tartarughe. C'è qualche intenditore che qua... No, però non li conosco, quelli vecchi. Ma quanti anni ti ridoni? Io ce ne ho 29. Ah, boh, non sei proprio giovane. E proprio le prime sorprese dell'ovetto Kinder. E mi ricordi i fantasmini, i leoni, i popotami, tartarughe, sì. Tutti ce li ho completati a 10, a 10. Tutti. Io pure li completavo, io stavo fino a anno fa. Ah, boh, aiutato anche da mia mamma che stava più fuori me. Che non è un bambino. Ah, boh, sei collezionista però. Sono collezionista fornuto. No, però ce n'è parecchie di collezioni. Ce n'ho parecchie, sì. Cioè, su vari settori. Qualcuna l'ho dovuta sopprimere perché sennò veramente andavo sotto, però i dischi ancora. Ma diciamo, negli ultimi anni mi sto concentrando più sui vinili. Okay. C'ho molti CD, perché poi nell'epoca... collezionista più culturale, diciamo. No, è perché, sai cos'è, in un'epoca dove si è perso l'approccio fisico, vaga trovando proprio una fisicità enorme. È vero, c'è allora ragione. Se tu compri un disco, lo compri perché prima di tutto la musica dentro ti piace. Ti piace, certo. Poi magari la copertina ti esprime, allora la copertina di un vinile è grandissima. Infatti questa cosa, poi io mio socio era un grande collezionista e comprava dei dischi dall'America negli anni 90, wow, quando bellissimo. Uscì... cioè i primi CD-ROM, che succedeva che là ovviamente loro avevano un trauma che dal vinile passavano al CD e trovarono queste scafataggi, facevano questo cartone così grande per metterci mezzo vinile, era grande, ci stampavano la copertina sopra, tu pure apivo scatole e uscivo CD con un'altra copertina che conosciamo, perché loro non erano abituati a vedere la copertina così piccolina, sembrava quasi sminuire un oggetto. Poi piano piano è entrato di moda lo smart, no, telefonino piccolo, addirittura ti ricordi c'erano i mini disc, pare che ci stiamo di nuovo allargando sulle... No, mo è diventata una cosa vintage, diciamo, di collezionismo oggettistica il vinile. Però tu lo fai per gli amanti, cioè, esatto. Io lo amo, capito? Cioè, è proprio esteticamente bello il vinile, capito? Cioè, a me viene tipo un quadro, secondo ma me. È, capito? Cioè, se tu devi fare un oggetto che rappresenta la tua musica, secondo me quella è la forma migliore. Sì. Ti ripeto, io sono un fan sfegatato prima ancora del vinile delle audiocassette, cioè mi piacciono proprio esteticamente, a livello di impatto mi piace tanto, perché tanto. L'audiocassetta è più urban, questa è la forse sì, forse è come Super Santos dei palloni, ci stanno tanti palloni, bravissimo. No? Però Super Santos è un Super Santos. Va bene, però abbiamo pure la cassetta, belle buone, però permetti che tu la cassetta ce l'hai nella macchina, apri il cruscotto, la prima cassetta che ho comprato era Whenever di Shakira. Shakira ha fatto l'audiocassetta. Ma io mi abbuffavo i Spice Girl quando ero piccolo. Sì. No, io invece mio padre mette una seconda cassetta che non ce la facevi più. Io no con le cassette, ma ero un fan sfegatato da piccolo di Avril Lavigne, cioè proprio mi piace. Io l'ho vista anche live. Veramente? Sì. Figa? Figa. Ah, boh, a me piaceva assai. Ah, boh, veramente io considero i primi due album. Proprio me è scomparso. È scomparsa anche la mia fase, diciamo, di ascoltare. Ma soprattutto quelle sono fasi di vita. No, diciamo. Ma quella era pure il mio primo sogno erotico. È stato vabbè, ma cioè, quello ovviamente. Sì, perché secondo le Spice Girl io apprezzavo le doti musicali. Io vedevo a Jerry Halliwell. Proprio che io come. Shakira piaceva, che poi diciamo tra le sei Shakira è quello che canta meglio, tra Avril Lavigne e Spice Girl, e canta pure Avril Lavigne, canta sì, però dico per Avril Lavigne pure c'è una bella voce, secondo me. A me piaceva tantissimo il secondo album, Saccia a memoria, a me per esempio When You're Gone, Complicated, sono tutti quelli che faceva una chiagnere, no, i primi due album. E poi ti ho detto, io la vidi live perché lei praticamente venne a TRL, non so se ve lo ricordate quel format TRL, che faceva a radio, no, TRL nelle piazze italiane, e venne a Napoli e si trovò praticamente piazza Dante Ghernita di gente, e lei non se l'aspettava. E che fece Avril Lavigne? Fece una data del secondo album gratis a Piazza del Plebiscito. Wow. Non ne avevo idea. E io costrinsi due miei amici che non sapevano neanche chi era Avril Lavigne e dice, ma ci retta una saluto tutto di invitare, ci andiamo, perché nessuno mi avrebbe accompagnato là. E beh, ero piccolo, potevo avere 14-15 anni. Però è stato un buon aggregatore. Allora, io le Spice Girl le ho viste live a Roma, ok?
Mia mamma mi ha portato a 8 anni a vedere le Spice Girls live. Perché tu volevi andare a vedere le Spice Girls? Hai convinto tua mamma a 8 anni? 9 anni, 8 o 9 anni, sì. Cioè già eri un porcellino, già a 9 anni, diciamo. Io no, la musica live soprattutto. Live, un sacco di artisti, per esempio, li ho scoperti live. Se io sono un grande fan di Subsonica, no? Non me li sono mai calcolati in adolescenza di Subsonica. Un giorno fecero questo... penso 2004-2005, fecero il meeting del mare a Marina di Camerota. Diciamo, un gruppetto a scuola, comunque tutti stavano facendo sto trasfertone. E dissi, ma sai che ti dico, ma vado pure io. Ma sapevo 3 pezzi di Subsonica, proprio in croce. E secondo me non ne riconoscevo manco. Raga, da quando iniziò quel live, dalla prima nota, loro praticamente si presentavano in questa gabbia. Okay? Bello. Ma ti so dire, vita, morte e miracolo, ti racconto proprio quel momento, si presentano in questa gabbia praticamente coperta di LED col primo pezzo di quel disco che cacciavano all'epoca, da quel momento poi non li ho abbandonati mai più, che mi fulminarono proprio. Sì, piaciuti. Sempre, se pure mo li sono andati a vedere, hanno fatto la riunione qua a Napoli, al Common Ground, bellissimi, cioè, quindi, a parte su fenomeni. Quindi sei proprio fan ormai dei Subsonica? Sì, 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 sempre che diciamo gli ultimi album non li ho seguiti molto, però diciamo ti posso dire dagli anni 90 fino ai primi, diciamo 2008-2009, tutto. Poi, quelli sono pure sciolti comunque. Ah, ok. No, no, però mi piacciono. Io mi ritrovai totalmente a caso a un concerto, non so se li avete mai sentiti, la Marta sui tubi. Sì, no, cioè li conosco, non li ho mai sentiti. Ma altri. Io non sapevo proprio chi fossero, però degli amici dovevano andare a questo concerto, erano fan. Vieni. Comunque andai, mi ritrovai, vi dico solo che mi ritrovai improvvisamente io in mezzo al poco. Sui tubi. No, in mezzo al poco, la gente che pogava. Ah. E io cioè, avevo la cosa figa. Al poco, poi su Subsonica ti ammazzi, per esempio, quando... No, ma cioè, il poco è quando si buttano... Però votta sull'elettronica, era bello votta. No, ma la cosa bella è che all'inizio del concerto c'era questo stand dell'Heineken che... Ma che? Ha rubato qualcosa, una cosa blu. Vabbè. Le pillole di Tony. Che ha rubato? Ah, no, cazzo, è cosa della macchinetta dei tatuaggi. Vabbè, serve a farlo stare tranquillo. Vabbè, comunque dicevo, la cosa figa è che all'inizio c'era uno stand dell'Heineken che dava sti tubi tipo di polistirolo, però con una lucetta dentro che si accendevano, e quando questi mi pogavano addosso, io con sto tubo glielo davo in testa e iniziavo a fare Monello, non si fa. Tu immagina ora la rissa totale, io che facevo Monello, è stato bello, una bella esperienza. No, invece un concetto di Subsonica, la mia compagna ha avuto una gomitata in faccia. Cazzo. Ma potente, perché praticamente loro lanciarono questo pallone gigante. Tutti saltarono tranne noi. Nello scendere qualcuno sbam, lei si disse: ma mi sono fatta male. Mentre parlava con me, io vedevo e facevo: no, ma non ti preoccupare, non è successo niente, perché poi sale il panico. Viola, uscimo. Non ti hanno accusato di 4. Violenza sulle donne? No, e anche perché non chiamavi con nessuno, perché poi ti giravi attorno. Chi può essere stato? È stato lui. Vabbè, pigliavi uno random, Subsonica. Il pezzo dopo ho pogato un po' in più, okay. Diciamo, mettiamola così. Hai sfogato. Ho pogato forte, ho pogato forte. Invece, ritornando al rap, secondo te oggi quali sono delle figure nel mondo del rap che ti piacciono molto? Cioè, valide secondo me. E vabbè, sai cos'è? Che il rap si ramifica, ci sono tante figure, capì? Ok, una di ogni categoria. Allora, io amo molto il rap campano, okay, ti dico la verità, tipo... perché penso che... se ti devo fare i miei nomi, io sono molto affezionato, per esempio, a tutta la paranza di Wicked Boys, cioè Funky Pusher, okay. Morfuco, Tonico 70, che ha lanciato un album che è fenomenale. Suonato con l'orchestra, bellissimo. L'orchestra. No, è fortissimo. C'è una band potentissima. Però allo stesso tempo vedo che i ragazzini di Mo hanno fuso 3 cose, secondo me. Il rap, che come dicevo prima, non è proprio rap. Perché ovviamente tu, quando vuoi prendere più cose, rischi poi di perdere. È un po' nel pop, diciamo. Esattamente. La musica elettronica, che è quella che va molto forte in America Latina soprattutto, è la musica neomelodica, ragazzi. La musica neomelodica, cioè, per me tutti i ragazzi che stanno facendo diciamo la nuova scuola di rap a Napoli abbracciano molto la musica neomelodica, che io non disdegno assolutamente, che anzi credo che l'hanno evoluta, perché gli arrangiamenti neomelodici, parliamoci chiaramente, cioè, non sono mai, salvo eccezioni. Vabbè, ci sta qualcosa. No, mo ci stanno più di qualcosa, Mi fai un esempio da profano.
di cosa? Tipo, di arrangiamento neomelodico? Secondo me, tipo, non lo so, Joliet. Allora, Liberato, se volete che parlo di Liberato, vi faccio chiudere. Però io dalla descrizione che mi facevi mi sono immaginato proprio Joliet, cioè che ha fuso il neomelodico con il pop, con il rap. Cioè, secondo te, io ti faccio... Non è un pezzo neomelodico, ma poi cantato così, ovviamente. E questa cosa, cioè, che poi l'ha dimostrato, secondo me l'ha inquadrata prima di tutti Gigi D'Alessio, portandoli tutti quanti nel suo disco, facendogli cantare i suoi cavalli di battaglia anni 90, dove lui faceva musica neomelodica. E se voi, cioè, pensate a tutto quanto, più o meno un'orecchia a quel disco l'hanno dato, pure per curiosità, ci stanno una bellezza. Bellezza, però la differenza qual è? Che il beat, cioè Joliet c'ha dei produttori forti che sono dei ragazzi anche di Napoli, come Death Boy D, come Young Snap, ma anche Mo, per esempio, ha cacciato un pezzo nuovo prodotto da Takesh e Kedra, che sono praticamente dei produttori del tormentone estivo. Solo che Mo non tira più Giussi Ferreri e Baby K, Mo tira Joliet. E quindi Takesh, e questa cosa per me è un vanto. Cioè, io sono contentissimo, tipo, poi magari non rientra nei miei gusti personali, cioè non è che io ascolto questa roba tantissimo, però sono contento di vedere il mercato come si piega alla musica napoletana. Quindi ti piace Joliet per me è forte. Ok. Però ovviamente non lo associo, Joliet fa rap però rispetto a tanti altri personaggi. Ah, certo. Non posso dire che è il mio rapper preferito di oggi. Ok. Tipo questo. Di questi qua, tipo Pachi. Io preferisco assai, cioè quello che mi piace di più è Nicola Siciliano. Nicola Siciliano? Sì. Invece a me no. Vabbè, su gusti. Pure Ciro Rai non è mai d'accordo. Ma perché, capito, non è che canta, cioè c'è questo autotune fortissimo, fastidioso. Perché quello è un autotune che usato in... Allora, c'è da dire una cosa. Da produttore io apprezzo molto Nicola Siciliano, che quello che ascolti Nicola Siciliano è tutta farina del suo sacco. Tutto, cioè lui si fa i beat, scrive, anche la modalità di mixaggio, l'uso dell'autotune, sono modalità che si usano adesso in America, cioè capito? Post Malone, per esempio, canta così, Travis Scott canta così, ma tu sai, a voce Post Malone senza autotune. Lo so, però capito, timbrica, capito, c'è proprio il timbro di voce. Lo so, però noi, a differenza di Post Malone, cioè abbiamo una cosa, il dialetto napoletano. C'è stato un periodo nei 2000 dove Pitbull cantava pure una giovane da Cuoretta Berti, perché si portava tantissimo questo latino, questo spagnolo così. Ora in Italia questo fenomeno qua è coperto dal napoletano. Sì, d'accordo. Okay. Cioè... molti produttori dicono, non napoletani, dicono che comunque la lingua napoletana si presta in modo sonoro benissimo. Così. Cioè Takesh e Kedra sono due imprenditori della musica italiana, non so, sono due produttori. Takesh e Kedra hanno fatto Giussi Ferreri, Baby K, per esempio, poi fanno Jovanotti e Calcutta. Okay. Cioè, quando Calcutta diciamo, era appena uscita, poi hanno fatto pure tutti l'indie, cioè hanno fatto il pezzo La Gatta e il coso là, che sono tutto il panorama indie. Esattamente. Italiano. E poi Bello e Buono fanno Joliet e Lazza, che poi è un altro personaggio che sta sfondando tantissimo, che mi piace di meno, perché a me questi personaggi piacciono assai, perché il napoletano mi piace applicato su questa cosa, come al mondo piaceva lo spagnolo, perché secondo me il napoletano, secondo me questo è un dato di fatto, si presta a qualsiasi cosa. Sì, è vero, ma soprattutto secondo me manco a farlo apposta, ne parlavano pure l'altra volta in Muschio Selvaggio, effettivamente il napoletano, mo ci vuole, a livello di flow ha un bel bene sul flow, secondo me. È la donna ex patro, diceva sempre che il napoletano si ma perché quello è un altro produttore, raga, è molto musicale come lingua il napoletano, detto Joliet, no? Abbiamo Sfera Ebbasta, ok? Sfera Ebbasta sta guadagnando miliardi, è il cantante italiano che fa, allora a me non piace proprio, però sono gusti. Però che succede? Non riesco proprio ad ascoltarlo, però io sono uno, quindi vedo che non gli cambio la media, secondo me. Anche prima siamo a due, siamo a due, che alla fine è un rifacimento di un tormentone che già ma quella questa è una cosa che si fa sempre, per il problema qual è? Stanno facendo tacce. Se c'è Celentano facevo pregherò per te, però tipo a secca non la conosco, prova adesso, ma di chi è? Sfera Ebbasta, di Sfera Ebbasta conosco solo Cupido, vabbè, a secca la casa,
artista, scomparso. Sì, quello è un rifacimento. È un rifacimento. Ma tutto è un rifacimento, ragazzi. Ma sì, ma comunque pure, per esempio, mo sentivo là, ho visto il coso su Twitter, il video di, non so se poi quanto sia vero, perché bisogna vedere, no, come si chiama, D'Argento Amico che si appiccicava con Fede, si diceva sì, ma tu parli di musica stantia quando tu hai fatto, mo hai fatto cosa, canzone riprendendo gli anni 80, prima corri, vabbè, e D'Argento Amico lo produce a Fede, sì, sicuramente sarà tutto organizzato, diciamo, che nel senso dentro, che se però... noi dobbiamo fare un mese di questo format, a un certo punto diciamo appiccicava, perché se no non ci viene nessuno più. Okay. Cioè, se dopo tre settimane già, non possiamo stare già siamo d'accordo, un pochino dobbiamo, già siamo arrivati a questo punto, quello è lo spettacolo. Senti, ragazzi, io ti direi proprio, però ti non picchio. So, no, io non so se siete d'accordo, a questo punto ho paura, però vorrei mettere l'altro pezzo, e questo qui leggilo prima se vuoi, vai no, quale vuoi mettere? Che è un invito a Raffaele. Ok, va bene, questo è il mio ultimo singolo, ragazzi. Sì, cacciato... proprio random. Ma, stiamo andando. Però mi piace molto, quindi lo voglio ascoltare. E lo facciamo zitti ascoltare. Ascoltate, ragazzi. Tutti zitti, tu per primo. Positiva che mi carica. Ti fatti che tu mi guardi, ne passiamo a ma la parola mi improvvisano. Non tengo il numero, ma si canta mi sanno. Rap che ben rice come l'acqua santa, là non è pesante. Tengo il tiro volto fru secondino, quando passa passo fitta stai sicuro combina. Troppi strada fanno ancora rindo pannolina. Diciamo sti parole con mio mandolina. Mi è una cartolina, andare un mondo digitale. Non sono trampolina, ma non sono originale. Potremmo battere tic tac H24, la musica mita tu batta. Sono sempre meno che persone vecchie, solo fumatore. La mi si sembra coro, ma l'amore non funziona quando riesce solo male da trashfood. È tutta una finta, truccare film, filtri, nurilli, fa finta. Ma si sfama che non si dà tanta convinta. Più che un'apertura vado fatto recita, Gina. Vado a fare un tuffo, ma tu zia. Via che si sta pizza da rapiglio, ma lo siglia. Strada che hanno cresciuto come una famiglia. Sono male rinderecce, tengo una cucchia. E chi da vicino, chi sente la ne mamma. Da sto mondo scagno, non cazzo fa qualità. Ognuno gamba una maniera, lei sulla città. Papamo giudicate se non riesce a sta. Fatica è stata zitta, fin quando riesce a dire che un niente.
Eccoci qua. Oh, zitta, Rafe, mamma mia, sto pezzo ci commentano anche bomba. Effettivamente io te l'ho detto, cioè, allora io devo essere onesto, nella selection dei pezzi ho preso quelli che mi facevano proprio orgasmo. No, questo mi piaceva veramente veramente tanto e credo che sia un pezzone, cioè, nel senso, noi ne stavamo parlando pure mentre ascoltavamo il pezzo. Racconta un po' pure, magari, se ti va, come funziona il tuo processo creativo generalmente? Che allora, questo pezzo, come vi stavo dicendo prima, me lo diciamo anche ai nostri ascoltatori. Pod ascoltatori. Dipende. Questa è la mia parola che ho inventato io. Registrala, l'avete fatto voi. Questo è il motivo per il quale non la userò mai, che l'hai inventata tu, proprio quello è il punto. No, questo pezzo, diciamo che io scrivo un sacco. E questa strofa, cioè una delle due strofe, la stavo scrivendo proprio con un altro mood, molto più, diciamo, tranquillo e conscious, diciamo, per non dire triste e a pest. A Wallera, perché poi alla fine, se tu vai a analizzare il testo di questo pezzo, che suona molto come una hit estiva, c'è tanta insofferenza. L'insofferenza ovviamente mascherata con una cassa dritta e con delle melodie più gioiose, sfila. E invece ha iniziato a produrre dall'altra parte di me, la parte da produttore, sta producendo un sacco di roba del genere. E una sera c'avevo la strofa di qua e questo scheletro di questo beat dall'altra parte. Ho detto, ma fammi vedere un po' se riesco a farli combaci. E stava benissimo. E quindi poi ho iniziato a suonare e a scrivere contemporaneamente. E nell'arco di 10 giorni, a fine luglio, l'ho finito, il 4 agosto l'ho pubblicato, ma proprio perché dovevo aspettare Spotify che si piglia una settimana di tempo perché sennò usciva. A me io pensa che sto pubblicando con Artist Fist, quindi loro lo vogliono 2 settimane prima. A volte vado in difficoltà perché io 2 settimane prima non c'ho manco la copertina, manco il video tipo del pezzo, quindi divento un macello, però questo pezzo è proprio uno sfogo estivo, infatti questo sto dicendo, quest'estate l'abbiamo avuto la fortuna di cantarlo un po' ballare. In giro, si è ballato. Mamma, bellissimo, io sono un fan sfegatato di questo pezzo. Poi tra l'altro una cosa che mi piace molto di te, del tuo modo proprio di creare roba, è che sei molto libero, cioè forse sei uno dei pochi che conosco che... non si lascia troppo pressare dalle dinamiche. Sì, io però devo fare prima questo. Ho fatto questo pezzo, lo voglio far uscire. Ma sento l'esigenza. La libertà di essere indipendente, diciamo. Però non è vero, perché io pure sono indipendente, però ancora ho questa mentalità un po' di dire: aspetta, però sto pezzo va a finire che lo butto, se lo faccio così, fammelo uscire prima in un certo modo. Vabbè, quello è pure un percorso, perché se tu ti rendi conto, no, magari. Poi magari puoi andare pure come dici tu, però se tu ti rendi conto che tante attenzioni, tanta progettualità, per esempio, no? Il progetto con Alessandro è andato molto bene, abbiamo avuto tante soddisfazioni, però è venuta una pandemia mondiale. Cioè, in un burdelli pazzo abbiamo fatto per andare in linea con quel disco, ci sono state tanti palchi importanti, ma ci vuole son voi, siamo riusciti a suonare in teatri, abbiamo avuto il piacere di fare colonna sonora a un progetto che prevedeva dei corti, è stato molto bello, però è stato stroncato dalla pandemia mondiale, quindi tu te l'aspettavi, cioè, io non me la sarei mai aspettato, no, ma poi un la sacrificio cosa... così grande, preparare i video, cioè, diciamo, c'è stata una cura particolare, una cura che comunque, non è che no, però diciamo io faccio un genere molto più underground, certo. Nel caso di questo pezzo qua, questo pezzo elettronico, c'ha tutto un editing diverso, però se su un beat boom bap, diciamo, è abbastanza semplice l'approccio, cioè si riesce a incartare qualcosa di degno, specialmente se tu devi fare uno sfogo e lo devi... No, ma è proprio questo il punto, che a volte ci facciamo, almeno io mi faccio prendere da una sorta di pregiudizio inutile, perché se tu vai a vedere sul mio canale YouTube, il video che c'ha tipo, non so quanto è arrivato, 14-15 mila visualizzazioni, è l'unico video che io ho fatto durante la pandemia, una canzone che non avevo programmato, ho scritto durante la pandemia con le cazze, ho detto a varie persone, tra l'altro sei anche tu in quel video, volete fare una particina così, non era nulla di programmato, quindi tutto registrato in casa. Però forse era anche il periodo. Tra l'altro, sì, però capito, registrato anche in malo modo, perciò dico, capito, è registrato in malo modo, tutto amatoriale, tutto molto amatoriale, è acchiappato il periodo giusto, non lo so perché non era pensato qualcosa, però quello paradossalmente, poi vai a spendere soldi di master missaggio, dico sempre, quella è come la slot machine, esatto, tu qua, questo però riguarda
i social, i, diciamo, le piattaforme dove tu vai a caricare le tue cose. Sì. E poi, perciò io ti dico, io punto molto ai live, perché io mi sono reso conto che questa pezza funzionava, un po' perché era agosto, e agosto, diciamo, non è proprio il periodo più consigliato. Certo. Io sono bravissimo nel pubblicare le cose nei periodi meno consigliati. Lo stesso progetto con Alessandro, noi l'abbiamo pubblicato a giugno, così quando tu a giugno già dovresti tenere la strada spianata, ma noi no. Non ha, cioè, tu live riesci a vedere, io questo pezzo ho capito che funzionava quando l'ho fatto live e ho visto le persone davanti a me, la reazione che avevano, perché vengo da una generazione dove le cose io le capivo live, anzi noi facciamo il pezzo, la missione dopo era Mola Mafa live per capire se funziona o no, e là io, diciamo, mi faccio le mie idee. Poi per quanto riguarda, diciamo, il internet, i media, per me è come la slot machine, tu prendi il tuo pezzo che è un gettone, lo metti, lo lanci nel macchinario, tanto ti può uscire, diciamo, la giocata buona, tanto no, tanto può essere un euro, tanto può essere 50 centesimi. È vero. Quindi non, però questo è sempre un parere personale. No, io sono d'accordo, io mi trovo perfettamente incline con questo, ma soprattutto oggi. Cose, quindi... No, ma io ho visto oggi, cioè io mo vedo gli ultimi pezzi che ho pubblicato, mo magari saranno pure, non lo so, forse sui pezzi, però vedo che c'è molta proprio meno attenzione rispetto ai pezzi. Cioè secondo me è un po' anche morto un po' d'attenzione riguardo proprio ricercare pezzi, l'ascolto proprio, capito? La fruizione della musica. Ma perché mo è tutto, mo per esempio tornando di nuovo alle new wave, no? Alle nuove generazioni, è uscito un disco ultimamente prodotto da Night Skinny, che è un produttore italiano molto forte. Questo disco si chiama Botox, okay? Ok? E in questo disco c'è tutta la scena rap e indie italiana, ok? Quindi veramente Salmo, Fabri Fini, tutto e di più. Cosa è successo? Per esempio si sente qua a Napoli, e ne parlavo proprio ieri sera di questa cosa. Joely era fatto 2-3 pezzi in questo disco. Allora, io quando vedo i ragazzini che fanno i TikTok, io lavoro con i ragazzi, lavoro a un centro, un'educativa con dei ragazzi, facciamo anche dei laboratori di musica, parliamo spesso di musica, che sole che diciamo, posso parlare poco, proprio manco pallone, proprio niente, zero. E, ovviamente, quando ho visto che cantavano la strofa di Joely, ho detto, raga, l'avete sentito il disco di Night Skinny? No. Ma l'avete sentito almeno il pezzo dove sta la strofa di Gelier? No, chi lo sapeva? Una sola strofa. Ah, no, solo la strofa? E manca solo Manco Vitz. Se la storia. Perché loro fanno la storia. Esattamente. Allora io capito, dicevo, wow, però c'hanno un sacco di rapper forti in quel disco, magari ti piacerebbero. Cioè, allora, la notizia, e mo non stiamo parlando di una cosa, diciamo, underground di nicchia che piace solo a me. Stiamo parlando del progetto mainstream per eccellenza italiano. Cioè, ci stanno sta Ercomi, per esempio, sta in quasi tutti. C'è un pezzo con Madame e Coez che secondo me dire spacca, che a me Ercomi non, cioè, a me non mi piace cagare proprio, lo posso dire, mi fa cagare. Non mi piace, però... Ma sei di Sander Comi. Maronna, c'è tutto. Ercomi. Ercomi se la sto dissando. D'altro canto, però, a me Madame, fine un paio di anni... No, fine l'anno scorso... Non è che non mi piace, mi faceva proprio cacare. Madame. No, per me la prima Madame mi piaceva pure, però mo adesso mi fa schifo. E invece, Wayu, allora, a me il dilemma è stato, a parte che a Sanremo, diciamo, lei era piccola, quindi Luce. Ovviamente se l'è giocata. No, il pezzo Voce, Luce, Elisa, 2000. No, mi piace. Io devo dare, no, quella è un a grande me piace, pezzo. Però io, si reagisce che capisco tutte le parole, no. Allora, quella è una allora, quella è la cosa che per il quale a me non riesco ancora a sentire a cosa, la, come si chiama, Da Supreme. Ah. Stessa pure perché io. Non ci riesco a sentire le cose che fanno così, mi prendo un po' la nervatura. Però quello è un disco che sta primo in classifica, però in tendenza. Mi piace Da Supreme. E io, secondo me, avrò lo stesso sblocco che ho avuto con Madame. Allora, io Madame parlavo con amici che facevano rap. Madame è un fenomeno. Amici cantautori, per esempio Luke, tu lo conosci, Enzo? Sì, Luke. Come no. Enzo, cioè, ha una stima infinita, cioè io ho una stima infinita nei suoi confronti. Madame è un fenomeno. E a un certo punto tu ti poni delle domande, no? Sì. Perché dici, dici, ma che cannaggia capite? Perché che me lo dice mio fratello che c'ha 20 anni, ok. Poi me lo dice pure questo che fa rap, del quale io non ho una considerazione, ok. Poi me lo dice su un cantautore. Allora ho detto, secondo me non ha già capito qualcosa, perché poi è umano. Vabbè, sì. Però è un grande... Gusti, lo so, però anche i gusti, no? A un certo punto io riesco a riconoscere una persona forte che non mi piace. Okay. Però io non riconoscevo proprio il talento. Ok. Quindi stavo un po' dietro. Invece poi a un certo punto mi sei spilata Ricci, come dicevo ultimamente, proprio parlando di Madame.
su di lei, e qualsiasi cosa poi ho ascoltato sono riuscito a trarre poi quello che lei voleva dare. A me piace, Maria, per quanto posso. A me mi piace tantissimo, però se penso il me dell'anno scorso, sono proprio due ascoltatori diversi. Okay. Questa cosa mi succede spessissimo. Ma comunque il gusto cambia negli anni, cioè nel senso. No, io devo capire. Sì, allora, esatto. Io devo trovare la tua chiave. Esatto. Ok, tu mi fai sentire 20 pezzi tuoi e non mi hai fatto sentire quello là che per me potrebbe essere la chiave. Non mi piace la tua roba. Se mi fai sentire solo quello, poi dopo mi acquisto tutti e tuoi 20 pezzi, esatto, e li capisco tutti e via. È il mio meccanismo di entrata. Pure io sono così. Pure io sono così. Però se un pezzo proprio non mi piace, non mi piace. Certo, pure io. Ma per esempio. No, vai, vai. No, faccio come Fedez, no, che interrompo gli ospiti, però gli ospiti, no. Vai, però non mi, una cosa non no, mi interrompere, voglio capire Khan, ma tu no. Mamma mia, sì, ciao, io sono qua così, quando ci puoi guardare solo a te. Ma guarda, hai ragione. Sono proprio, ma non me merda. No, hai ragione, ma mi giro così. Allora dicevamo, tutti questi artisti che abbiamo citato adesso, beffeggiando anche un po'. No, sì, ho sentito di cosa state parlando. No, sono tutti artisti che magari io non ascolto. Ok, sì. Cioè, tutti i giorni. Per esempio, Jelir, ho la curiosità, per esempio, sempre, ma non mi perdo un pezzo. Ma è difficile che lo riascolto. Mm. Ma non perché lui non è bravo, perché non è nei miei gusti, non è nei miei canoni. Però devi conoscere prima di... No, però lo apprezzo pure, ma però non è nei miei canoni. Mentre invece magari Nicola Siciliano per gusto ha fatto qualcosa che per me è più orecchiabile e c'ho più la voglia di andarmi a risentire quella cosa. Cioè, dopo che l'ho sentito, questo è il pezzo nuovo di Nicola Siciliano, magari il giorno dopo mi sveglio e dico, qua voglio sentire nato il pezzo nuovo di Nicola Siciliano. Mentre invece magari Joelier non mi capita, dicono Joelier per dire pure Madame da Supreme. Questa cosa del cambio di gusto a me l'ha fatto, per esempio, con alcuni attori, alcuni comici, alcuni spettacoli, che magari tu lo vedi magari in un periodo dove sei ispirato da altre cose. Certo, che quelle sono sensazioni. E non percepisci la chiave, come dicevi tu prima. Però comunque tanti attori anche, tanti sketch. Per esempio Adam ci scrive da Supreme farfuglia nel microfono. No, ma perché dici così? Questo è il cosiddetto cantare in corsivo. Non lo so se incantare in corsivo. Però voglio fatto sa che sta spaccando. Tu sei mettendo le piace, di... Io devo essere onesto. Ma non sei l'unico. Io piace, insomma, sì, allora. Sì, sì. Cioè, quel allora... farfugliare nel mio... Allora, io sono uno molto fisico riguardo la musica. Cioè, ok, io do molta importanza al testo, però ci sta pure quell'aspetto proprio ti piace, cioè, no, nel senso... Se ci vuole un equilibrio. Puoi dire pure tutta, magari che ne so, merda, però a me arriva qualcosa e mi piace, cioè proprio fisico, la sensazione fisica. Il tuo equilibrio, capito? È quello, perché quello è un equilibrio tra la qualità delle cose che tu stai ascoltando, i contenuti e le vibrazioni che ti dà la musica. Esatto. Però magari, per esempio, c'è chi più sbilanciato, ci sono un sacco di rapper che fanno rap e sono old school e portano un sacco di contenuti che a me mi annoiano. Ma diciamo, tu sei rapper, un sacco di gente, no? Se faccio un nome, per esempio... E magari chi si ascolta rap, cioè, com'è possibile che a te non ti piace questo? Non mi piace, che mi annoia, perché ci manca tutto, cioè, il tipo, resto. Si può fare un nome? Tipo, per esempio, a me Chaos non mi piace. Non lo conosco. È un padre fondatore del rap italiano. Inoki conosco. Manga mi piace. Ok, Manga. Enzi. Adesso. Enzi mi piace come fa freestyle. Per me è proprio una macchina da freestyle. Oh, a proposito di freestyle, ce lo vuoi fare un pezzo freestyle? A freestyle? A freestyle. Isaccio beatbox. Vado. Un beatbox, però io lo devo sentire il beat, se no è complicato. Hai ragione. Capito il freestyle. Aspetta, però devo capire un attimo il volume. Vabbè, allora io mo te lo metto, tu mi dici il volume e lo facciamo partire. Va bene. Ma si può beatbox. Aspetta. Vai. No, sei pazziano. Aspetta, devo mettere... Dimmi tu quando... Ma io voglio sentire il volume. E metti una roba, dai. E non lo posso sentire, se no va nel microfono. Vado? Vai. Ah, perché mo c'era un piano. Aspetta. Ok. Non ci immagina la base. La mia testa ci immagina. Tutti noi. Voi no, loro no. Sì. In a podcast style. Direct porto rim quando basta. Original che da magna pasta. Ma sempre in lunga tutta. La rima di quando basta.
cristal España, de cara a la España, un semrindo es caballa, un momento con pavalla, porque no te dejas así, pilla el ritmo, pinta, ya está en un bar, siempre rita, tienda acá, con pompa, ya la guita, sofista, man, es una, la presenta, está una foto, siempre guita, amor. Quando è forte non ne avvera, originale, senza rindo seria, la porta sulla roba sola seria, ma vino frate piglia mille in seria, perché non si può fare niente, ma siendo mia gente, e chi sta l'Arturo Repto percepisco movimento, e l'intrattenimento, che è rongo come chiamare, scena di sumare, che è rongo, con il tonnello, sulle facce belle, con Raffaele, la roba sul serio, rindo serio. Arra butamma sulla vita frate non so solo quando tu rappa ma tu fuma faccio fuma perché sto cazzo originale un po' fatto fatto se poi ci sparate che ne fanno che so sadica vira ma frate ma te ronga solo roba che tu puoi ricordare in mano viro frate sulla scena cane che se magna mano tu faccio fine di mano. Oh, guarda, ma tu fai un altro favolando, non ho capito, perché mi hai tirato un fatto. Vai. Ma che fate? Mi chiedo il microfono poggiolato, lì clic senza sulla look, troppo bello che l'ubito, guardate che ci cantate belle e buone, se capite come è diventato brutta, mi le spiego se la si distrutta, non ci manca bisogno, ma rapide tutto dal secondo muro, mia camicia su come posso sto mic, che va bene da frutta, perché ci capisce, non è mai faticata, fai musica e strada e ti arriva masata, ecco che cattivo sono appassottato, con culo parata, ti fanno capiezza validare, fui te ne pile, scarica, che si è andato insieme, suonami tu bene, se mi namo panica. Di due correttezze, fatto quattro rime, c'è risposta dritta, da forza lunga rovinza, per nessuno alla sessione una perfetta, tutti uguali come figurine, tutti uguali come figurine, tutti uguali come figurine, zero rime, linguaggio scurrine, sono sporco e ben poco da dire, facci da cagna una parata un album, scrive con solo che saggia, questa c'è musica cagna, mi magagna adesso ti che non sbaglia. Tutti uguali come figurine, zero rime, linguaggio scurrile, sono sporco e ben poco da dire, faccio da cagna una parata un album, scrivo con solo che saggia, poi facciamo tutti cagna, mi magagna adesso ti che non sbaglia. Giù le mani è finita la festa, tu cavalchi l'ombra e ci spezza la cresta, parli spedito da quella finestra, mi vedi dal vivo e abbassi la testa, tutti gangsta, mafia da cameretta, passano la vita a casa ma in diretta, proprio non vi devo da meno alla metà, taglio le cose che le più di spezza, faccio musica come mi pare, rapido dalle note, perché limitare se dentro mi scuote, devi farne strada ne brucio di ruote, credimi imitare, non sempre una dose, zero reattività, cambia attività, invest, non sono mono, no, qualche neurone nei test. Tutti uguali come figurine, tutti uguali come figurine, tutti uguali come tutti uguali come figurine, zero rime, linguaggio scurrile, suono sporco e ben poco da dire, facci da cagna una parata un album, scrivo con solo che saggia, questa c'è musica cagna, mi magagna adesso se non sbaglia. Tutti uguali come figurine, zero rime, linguaggio scurrile, suono sporco e ben poco da dire, facci da cagna una parata un album, ci va stanno l'album, questa c'è musica cagna, mi magagna adesso se non sbaglia. Sì, sì. Oh. A gole, che sto pizzo mi ha ispirato sto pezzo okay, che c'ho a terra, così ti devi dire una cosa. C'è un pezzo, ma okay, senta, no, no. Okay. Detto, posso fare un pezzo? Questo beat c'ha un mood bellissimo, molto simile, una figata. Diciamo. Ma questo non è ancora edito, no, però no, sto no. Pezzo. Lo dobbiamo ancora proprio registrare, non... c'è okay. Un beat molto simile. Perciò quindi abbiamo dato un'esclusiva. È inedito, figurine, ragazzi, si chiama questo pezzo. Poi un giorno uscirà, mi tutti piace uguali come figurine. Oh, però fighissima sta storia. Figurinissima. No, mi piace un sacco, è fighissima sta storia del freestyle, cioè io no, credo che non ci riuscirei mai. Vabbè, io non sono un grande freestyle, infatti io non sono né allenato né ho mai fatto battle, cioè direi che sono un grande freestyle. Però tu ce la faresti a fare freestyle? Guarda, come lo faccio io, secondo me lo possono fare tutti. Puoi provare? Prova, dai, ci faccio beatbox. Secondo me si tempia. Ah, vai con la beatbox. Ah, a me piace sempre fare. Però poi si arriva qualcosa. Ah, casi, dono, vedi, c'è sbattuto. Dai, no, ce la puoi fare.
Aspetta, aspetta che levo la musica. Ah. Troppo bello, a casa di Tony Donè, facciamo sulla tarantella, abbasciassi settella, ah, noi diciamo blocco. Però ci sei, dai! Già ci sei più prima di me, prima, dai. Era freestyle. No, però ragazzi, il freestyle è un'altra arte. Sì, no, è, cioè, sì, è come sì, giocare a calcio e fare il giocoliere col pallone. Okay. Non è che un giocatore forte di Serie A te sapeva fare tutto lì. È un'altra cosa. Io credo che non ci si usa sempre mai il rap, però è un'altra cosa. Perché cioè, sai, me, se, mentre stavo parlando, stavo pensando già la rima che avrei dovuto fare. Non so come facciano. Perché io ho detto, per esempio, Enzi, per esempio, è uno dei freestyle più forti d'Italia, però i pezzi, che sono un'altra cosa rispetto a me, okay, non mi emozionano così tanto. Ci sta. Cioè, se io penso che tu sei più forte a freestyle che quando scrivi, significa che non mi piace assai quando scrivi, perché comunque tu c'hai modo di fermarti, no? Di costruire una cosa. Ti è capitato qualcuno invece che sapesse fare per te bene sia freestyle che scrivere pezzi? Ah, wow, Danno del Colle del Fomento. Danno, il porca danno, miseria, wow. Quello ancora mo, cioè, quasi 50 anni, pensa, fa paura a fare freestyle, fa paura a scrivere, non so, loro hanno cacciato un disco un paio d'anni fa dopo 15 anni che si chiama Adversus, un disco, cioè, molto maturo, no? Un disco da 15 anni con il Fomento, una crew storica di Roma, ma quello come freestyle fa paura come freestyler, ancora oggi l'ho sentito fare freestyle. Ma come mai secondo te poi restano di nicchia tra virgolette questi qua che sono fortissimi? Perché Danno, per esempio nel caso di Danno, Danno non ha mai accettato nessun compromesso, okay, perché quello è un personaggio che deve dare il contenuto che decide lui, capito? Quindi non si è mai abbassato a quella cosa, a quella proposta. Allora, ma lo stesso, cioè, senza citare dei grandi come Danno, no? Parlo per me perché magari la storia che sto a raccontare meglio è la mia. Io ho fatto un progetto con Alessandro Ruocco, che è molto più melodico, molto più palpabile, diciamo, no? Poi subito dopo ho fatto il mio primo progetto da solista, che è La Mia Natura, il beat di DJ Times, che è un DJ producer hip hop old school, di 17 tracce, senza featuring, ok? Pieno di scratch, che è la cosa più, cioè, meno commerciale che potessi fare. Attualmente, perché una volta si portava a sale lo scratch. Per i profani, cosa è lo scratch? Lo scratch è praticamente muovere a tempo il disco creando dei suoni e delle frequenze. No, si portava, ma ecco, per esempio, io ho fatto il mio disco dei sogni. Cioè, quando ho iniziato a fare rap, sognavo un disco del genere. Per me, perché pigliavamo oggi quel disco dei Colle del Fomento. E infatti, e perciò si chiama La Mia Natura. Le grafiche fatte da uno dei writer breaker più forti di Napoli, che è Gino Rotta, che praticamente, cioè, quando vedi quella figura vedi proprio i graffiti, ok? Perché quello è un graffitaro, oltre ad essere un artista che comunque si esprime in tante cose, ma lui è nato con i treni, con le murate, e io volevo quello. 17 pezzi in un album, oggigiorno sono inutili, ok? Sono inutili. Vabbè, sì, io 17 pezzi in ambito commerciale ci potevo campare 3 anni facendo il discorso che stavamo facendo prima, ma a me non mi interessava, io volevo l'album che sognavo, l'album con tante tracce, ne ho scartate tantissime, perché ovviamente per arrivare a 17 erano 30 tracce. E poi i miei featuring sono gli scratch. Ma c'è questa cosa? Vi ricordo, all'epoca andava fortissimo lo scratch, ma pure sulle radio tipo M2O, mi ricordo Giorgio Prezioso, lo scratch è nervoso. Vabbè, però diciamo ci sono gli scratch, sì, in Italia. Ovviamente quando arrivano in radio così devi sempre chiederti, ma sarà, diciamo, la cosa più pura? È come, ma ci vuole, è come il rap. Vabbè, certo. È come tutto, eh. Ma però come ricordo... Ok, per non parlare sempre di rap, perché comunque io sono ascoltatore di tutto, ma l'indie di oggi, tu la consideri l'indie? L'indie che magari tu hai conosciuto, questo è l'indie. No, allora ecco, no, hai ragione. Cioè, no, mo mi capitava l'altro giorno di ascoltare, come si chiama, Scuola Indie su Spotify. Non mi riconosco, nel senso che è tutta roba che si avvicina forse di più a un rap pop, una roba del genere, non lo so, è una roba strana. È tutto portato allo stesso piano, ok? Cioè, quindi mo, il rapper deve fare un pochino la cosa più melodica, quindi meno rime, cioè parliamoci chiaramente, un pezzo come Zit, se tu prendi una quartina ci fai un pezzo indie come testo, non come qualità, ok? Sì, può far schifo sia indie sia rap, come contenuto, come quantità di parole che c'è. Infatti, diciamo, la critica che mi muore i ragazzini con i quali lavoro, no? Che magari ascoltano la mia roba non perché gli piace, ma che mi conoscono, e quindi per loro è divertente vedere che, diciamo, un loro educatore fare, dici troppe parole.
ok? Perché magari i pezzi di oggi sono quattro frasi ripetute. Perché c'è, non c'è tanta voglia di ascoltare. Quindi tu quelle quattro frasi non te le dimenticherai mai. Io quattro frasi in giro, cioè ce le metto in metà quartino. Però questo c'è pure stato quando l'indie è nato, per esempio. Io mi ricordo, per esempio, effettivamente una cosa che mi colpiva molto di questo genere quando ci ho approcciato era il fatto che io non riuscissi a scrivere dei testi, perché loro erano molto questi testi fatti da poche parole, però poi si ripetevano 20 volte, cioè tipo magari il ritornello che invece di farlo una volta, poi strofa, poi ritornello, eccetera, c'era ritornello 20 volte e il testo la maggior parte era quello. No, ma la ripetizione è uno strumento che rende furba la tua traccia e rende orecchiabile, però c'erano tre parole, strumento, capito? Non può essere proprio lo scheletro, capito? No, ma pure il ritornello, titolo, no, chi si utesta? Capito, quello era la questione, no. Era assurda, cioè nel senso era praticamente una mini strofa, ritornello, mini strofa, 10 ritornelli. Magari le mini strofe si somigliavano anche cambiando solo qualche parola. Non toglie che magari domani e ci svegliamo e facciamo proprio un pezzo così. Ma sicuramente la libertà di fare queste. Certo. No, ma infatti, perché poi comunque alla fine mi piacevano. Cioè, nel senso, vuoi non vuoi, a me piacevano. Però come ti piacciono, comunque ti stancano subito. Sì, però oggi la musica si produce principalmente per quello. Cioè, e ancora non l'ho assimilata bene. Ma guarda, pure maggior. Cioè, sti due pezzi che abbiamo sentito sono tutti e due oltre 4 minuti. Cioè, oggi per il mercato attuale è tantissimo. Questo qua elettronico, mi sono sbilanciato io. Però nel caso di Tornato Dice, io ho avuto il piacere di collaborare con dei musicisti, no, con le palle. Ma assolutamente. Quindi io l'assolo di Daniele Schirone di sax lo volevo, ma bello, no, presente. Ma io sono d'accordissimo. Non è radiofonico, dico, per il mercato attuale ci vorrebbe una radio oggi edit. Se tipo tu lo proponi a un'etichetta, l'etichetta dice: fra, ma è lunghissimo, taglialo un po', taglialo qua, taglialo infatti là. Infatti chiede il Rocco, sono 10 pezzi ma dura un'ora. Oggi 10 pezzi, capito? Per farti capire, 3 minuti a pezzo. Sì, io se vedi i miei pezzi, per esempio, ma gli attuali però, perché tipo c'erano i pezzi vecchi che duravano 5-6 minuti. Quelli un po' più attuali, la maggior parte durano sui 3 minuti. Cioè, No, ma io cerco pure io di stringermi, perché lo so che c'è il problema. Ma non è aspetta, tutti durano tanto. Questi durano 4 minuti, 4 ai 5 minuti. Tutti Fessaria Caffè dura meno perché c'è un ritornello alla fine. Però io devo dire la verità, io ho ceduto tra virgolette a questa cosa, anche in realtà nel mio caso un po' per sperimentare, cioè volevo provare se ero in grado, perché non pensavo di essere in grado di io non ho mai creduto di avere il dono della sintesi, quindi non credevo di riuscire a fare un pezzo, quindi per provare eccetera sono riuscito a fare questi pezzi brevi, però io non ho nulla assolutamente, sto solo dicendo che no, ma quello non è il problema, non è che è breve, il problema è quel lasso di tempo che ci metti dentro. Esatto, ci stanno tante. Io per esempio sono uno che non si trova, cioè vivrei male la cosa di metterci poche parole, non lo so, mi sentirei a disagio. Però è anche il dono della sintesi, cioè se non Garetti assolutamente no, bisogna trovare il giusto compromesso. Allora a me mi ha salvato per esempio personalmente sempre il famoso ascoltatore in cui credo molto, che forse è la parte in cui che mi piace più di me, perché ascoltando tanto prodigandomi nella produzione anche con altri artisti, mi sono reso conto che la formula doveva essere un pochino più asciutta anche nel rap, perché molti giri di parole possono essere anche inutili. Certo. Cioè io devo trovare la sintesi della poesia, però ti devo arrivare a te, altrimenti ho fallito. Certo, sì. Quindi il compromesso magari tu non lo accetti, perché deve essere sempre una cosa che ti appartiene. Cioè io se 7-8 anni fa mi dicevano: vuoi fare un pezzo a cassa dritta? Io stavo ancora in quella fase così underground, voglio fare il rap incastrato. Ti avrei detto no. L'ho fatto quando io ho iniziato a produrre quella roba e mi si è aperto a me un mondo, il mondo. Cioè io dico vado di tendenza, nelle mie tendenze. Ma per esempio si porta l'afrobeat? No, probabilmente no, non lo so. In testa a me sì, però. Cioè perché sto producendo questa roba mondo qua. Musicale. Nel mio mondo si porta tantissimo. Però a me è piaciuto, cioè, perciò quindi secondo me... Ma tu sei pazzo come me, però diciamo... Però per esempio una cosa che a me invece piace tantissimo è... Non, cioè sperimenta, cioè se tipo domani viene, io non mi piace tantissimo l'hard metal, però se domani viene uno che secondo me è forte a fare quella roba, pure se non mi piace, e dice: vogliamo provare a fare un pezzo insieme,
Se mi piglia, a me sì. Capito? Cioè, mi piace sperimentare qualsiasi genere. Cioè, mi piace... Mo, per esempio, sono in fissa già da anni. Poi dopo ti faccio sentire una cosa per sfizio. Una cosa che scrissi cazzeggiando, tipo rap. Sto in fissa con sta roba del rap, però non che lo deve, che lo debba fare io, cioè, capito, fare magari un qualcosa, capito, con un rapper, roba del genere, cioè creare un pezzo che sia un po' melodico, un po' come quello che avete fatto, percussivo. Esatto. E però mi piace molto l'idea di aprirmi alla musica, cioè che l'idea che la musica non sia solo una cosa, quello che fai e basta, ma sperimentare. Poi, certo, sempre piace quell'altra roba, nel senso che... ci vuole sempre, diciamo, matrimonio. Il criterio di base, diciamo, è l'originalità, è il messaggio o la vibrazione che vuoi dare. Perché, per esempio, con questo pezzo ho sì sfogato i miei malesseri personali, che ultimamente parlavo anche con un amico, diceva: tu comunque scrivi molto sul personale, ed è vero, perché io non riesco, cioè magari ultimamente sto scrivendo delle cose anche per altre persone, diciamo, mi sto cimentando un po' come autore, però faccio fatica a non immedesimare, cioè tu se senti il mio discorso, si chiama La mia natura, perché tu se non mi conosci e premi play, dopo 17 tracce tu mi sai, okay. Mi conosci praticamente. Beh, dipende, oggi come oggi, con l'ascolto un po' superficiale. Certo, cioè, io c'ho, diciamo, no, punto, vabbè, sempre certo. Un ascoltatore. Come però se tu fossi l'ascoltatore. Esattamente, perché, ma io sono, cioè, capito, alla fine la roba deve piacere prima a me. È normale, assolutamente. È il prossimo contenuto che inviremo, viene proprio dalla mia natura, giusto? Dipende quale mette, però. Perché... l'ultimo che rimasta, questo qui. L'orizzonte sì. Non viene dalla mia natura, però... diciamo è il pezzo zero, perché diciamo è stato un cambio di un nuovo capitolo che iniziava. Ma qui tra l'altro non sei da solo, giusto, in questo allora momento. In tutto questo mio percorso da solista sono stato accompagnato da DJ Time, sono accompagnato da DJ Time, okay. Perché proprio perché ho prodotto tanti anni, ho fatto progetti associati, a un certo punto avevo proprio la necessità di esprimermi, quindi ho un po' abbandonato la parte di produzione per quanto riguarda i miei pezzi, non okay. È il caso di Zitto che l'ho prodotto io, però diciamo tutti i pezzi che diciamo dove vedi dietro soffitta da DJ Time sono prodotti o da lui o li abbiamo fatti insieme. Okay. Perché diciamo mi sono allora DJ Time per farmi scrivere La mia natura mi ha mandato più di 150 produzioni. Faccio 150 produzioni. 150 produzioni in due anni. Mamma. Quindi mia. Me l'ha tirato proprio dalle viscere del disco. E allora andiamocelo a sentire. È l'orizzonte, è proprio il nuovo orizzonte che... quindi è la partenza zero. Del nuovo video. Esatto, che non sta nell'album apposta, perché qua c'è un trailer. Ok, allora noi ci sentiamo questo nuovo orizzonte. Rimaste, cerca una pace pronta a fondo all'ultimo disastro. Strade parlano sempre, si tu che bode ne siente. Poco che sono noviente, mantieno tempo. Tipo fa fa piccio dam. E non posso sta zitta, si incantasse fosse un eterno lockdown. Con questo tu spiego sam, tutto frutto la passione. E pochi ci salvasse quando a capo non funziona. Stimo la simile, si ti muovo con me. E una marea posso scrivere, lei soltanto vuole. Se mangi sulla velena, pure si para pur me. Ma non mi so se la tavola, l'anzi mi sconta con re. Corre, l'anzi mi può corrompere. Una linea sottile, quelli che ti asso corrompere. Stammi in esattiva, gli stinti pronti a rispondere. Stile di te libera che punta all'orizzonte. Corre, l'anzi mi può corrompere. Una linea sottile, quelli che ti asso corrompere. Stammi in esattiva, gli stinti pronti a rispondere. Stile di te libera che punta all'orizzonte. L'Oriente sempre più poco mi interessa. Non una faccia facile che sembra più complessa. Paranoia mi sia stress, potessimo sta meglio. Voglio su Napoli se già su nata sveglia. Cito ma su la si rimana. Musica ma repara ma guida con me non fare. Tutte già ti ho fatto fare un capo e guerra e freestyle. Con tu me le pensiero come me parla sai. E a
look in basta voce sente sul bordel. Finché tu roce roce tra sindaccio e rebella. Tu piezza già sai come fa rimella. Scelta tua mangola un attimo che non si cancella. Corre l'ansia ma può corrompere. Una linea sottile equilibrio che si può rompere. Stamina attiva e l'istinto è pronto a rispondere. Stile vita libera che punta all'orizzonte. Corre, l'ansia ma può corrompere. Una linea sottile, equilibrio che si può rompere. Stamina attiva e l'istinto è pronto a rispondere. Stile vita libera che punta all'orizzonte. Eccoci qua, allora, questo era l'orizzonte, bello, mi piace pure questo. Io l'ho ascoltato tutti prima, quando d'altro questo mi fa piacere dirlo, questo pezzo, oltre diciamo alla storia del video che abbiamo girato in una giornata, una fuga al mare, quando per la serie è finito di lavorare, ho finito anche io prima, ok, andiamo all'inizio, ci andiamo a fare il bagno. Ma il pezzo è nato, che io e Giovanni, prima di diciamo cacciare l'album, Giovanni DJ Times, io Giovanni, così come... Ah beh sì. Abbiamo lanciato un sacco di tracce spot e questa traccia è nata in un giorno, tutto come l'avete ascoltata. Senti, ma generalmente una cosa che mi incuriosisce molto di te, il tuo processo creativo qual è? Cioè come approcci? Allora, non ce n'è uno standard, capì? Perché magari per esempio in questo caso associato a DJ Times ci siamo messi e Giovanni aveva messo sto disco, c'era un bel sample, l'abbiamo iniziato a suonare questo beat, a un certo punto io l'ho abbandonato alle macchine, mi sono un attimo messo nell'angolino e ho iniziato a scrivere. Quando ho detto a Giovanni, c'ho la prima strofa, io ho detto, allora me lo mixo pure. Ho scritto la seconda strofa, ritornello, e abbiamo... Però per esempio nel caso di Zit, io scrivevo, a un certo punto capito, facevo direttamente, scrivevo e suonavo. Figo. Quindi dipende. Dipende da come viene. Sì, come tempo, io ci posso mettere un'ora, una nottata, un mese, non te lo so quantificare. Devo essere sincero, io in realtà come metodo ho quello standard di suonare e cantarci su. Cioè io generalmente quando decido di scrivere un pezzo è sempre che ho qualcosa che mi piglia, cioè una frase, una parola che mi rimbomba nella testa. Ma ti capita a volte senza musica di buttarla giù? Mi è capitato una volta una cosa stranissima che però non l'ho mai fatto uscire. Ma mi sono sognato un pezzo intero, musica e parole. Wow, bellissimo. Me lo sono sognato, capito? Cioè, pensa che erano tipo le 2, le 3 di notte che ho visto la sveglia. Mi sono svegliato apposta per scrivermelo tutto e non dimenticarlo. Ricordavo. Sì, perché lo stavo sognando in quel momento, capito? Cioè, mi sono in un certo ho fatto tipo una sorta di sogno lucido, mi sono reso conto che stavo sognando. Ho detto, l'ha creato il tuo sogno. Capito? Ma cioè, la cosa assurda. Ma no, ma poi la cosa assurda, raga, è che vedevo anche il video. Cioè, praticamente c'era sta sorta di... Era come se io fossi dall'alto in un percorso tipo di montagna. Vedevo tutto sto percorso che facevo dall'alto, non so perché dall'alto, e nel frattempo mi suonava in testa questa canzone, cioè come se bellissimo. Io avessi già conosciuto questa. Ma ci pensi è stata... se ti capitasse tutto le notti? No, è l'unica volta. Ma pure fosse buono, sai quanti pezzi è stata l'unica volta che mi è capitata una roba del genere, ma l'ho presa strana. Cioè, nel senso, ho detto che cazzo è sta roba? E non l'hai mai pubblicato? Non l'ho mai pubblicato. Questo, per esempio, non l'avrei mai fatto io. Per la cosa così personale che il pezzo è uscito da solo. Però capito, non lo so. Cioè, mi piaceva la per la. Poi ho detto sì, però non è molto. Tony Tonelli si fa troppi problemi. Esatto, è ufficiale. Cioè. Quello che mi ha fermato era che non ero incline col mio genere, capito? Era un genere che penso il tuo inconscio sa. Allora, i generi li abbiamo creati noi. È vero, c'hai ragione. C'hai perfettamente ragione. Le etichette che magari ci aiutano pure a orientarci e che magari se no tu non capisci quello che ti voglio dire. Fin quando sono indicazioni orientative, tutto a posto. Quando poi diventano delle gabbie, è un problema. C'hai ragione. Cioè il rap, per esempio, io l'ho sentito fare ovunque. Che io provo a farlo ovunque, il mio gioco preferito è farlo ovunque. Cioè se tu mi dici, prendo questo è meno sfida, capiti qua? Non l'ho mai fatto in gruppo metal, proviamoci. È vero, non bisogna... no, però capito, cioè, pure fare altri generi, però... Sarebbe piacere, ovviamente. No, però... allora, la questione... Mi sono sognato lì. No, pure fare altri generi, poi magari, non so se ce l'ho, dopo magari la faccio sentire. Comunque direi di andarci a sentire l'ultimo pezzo per oggi di Ghetto, poi il resto, ragazzi, andatevelo a cercare. Stai mettendo libera. Cazzo. Non lo so. Ragazzi, Soffitta Produzioni su YouTube, mentre invece chiedo Soffitta su Spotify. Adesso forse ci fa ascoltare un pezzo tratto dal mio album
che si chiama la mia tengo, tu ci stai? No, no, arruva, io. E vai, va. No, arruva, aspi. Io non mi sento libero, ma anche c'è a casa mia. Non ne farò qualcuno, ma bene a fa compagnia. Sai che si parlammo telefono e posso sentire. E va a finire, stammi più tranquillo, mie zavica. Non si può sentire, sei più come una volta. Con paravista quanto passa c'è facile marota. Privatizzano neanche le base di banconota. Campa a metà massata, tu è rimasto chi lo poche. Ci stiamo, perché stiamo a nussana. La gente senza me non capisce chi in derretro mi si sta ingozzando. Cane sciocco sta attaccata in un guinzaglia. Facciamo una rivolta ma mi sbagliato per taglie. Manco ci capigliamo che a mano che fa tenta. Canza forte in sediagna tanto nessuno senta. Mentre una pezza si capita l'incidente. Ma torna al regime invece che il precedente. Libera come pedino in una scacchiera. Siamo libera ma Nicola da una bandiera. Siamo libera. Storia sembra stessa leggere in dei libri. Mancia per mamma studia perché stai già sentima libera. Come pedino in una scacchiera. Siamo libera ma Nicola da una bandiera. Siamo libera. Storia sembra stessa leggere in dei libri. Bravo schiavo a casa sente libera. Le sparte miserisce fa quello che dica. Fa quello che faccio sino a diventare nemica. Pronta a dettagli genata faccia pulita. Peggio chi ti fotte può fa parte l'amica. E fake news sono una nuova censura. Capi prima non sapevo protestava sicuro. Mo' che invece sai te cosa peggio crede sapere. Se fai sta l'idea tu ma continua a non vedere. Fa bene buona gare se stregna presa. O capi di denato giri per se te si arresa. Lesi in difesa non è numa l'intesa. Ma repressione che pesa nu clima sempre più te. Se risaputa l'ignoranza c'è tenere rinchiusa. Perché sti chi tenne potere un vuole debole abuso. Se serasse religione, distinzione o distrazione. A strada giro padrone che blocca l'evoluzione. E a quanto pare funziona, è tutto sotto controllo. Un schiavo accusano a due schiavi e partono protocollo. Si la noce rindo sacco fa rumore non molla. Si spezzano c'è roccolo e tu si convinto che si libera. Come pedino in una scacchiera si me libera. Manipolata una bandiera si me libera. Storia sembra stessa legge rindo in libra. Mangia per mamma studia perché sta scendendo in mani libera. Come pedino in una scacchiera si me libera. Manipolata una bandiera si me libera. Storia sembra stessa legge rindo in libra. Bravo schiavo a casa sente libera. Wow, cazzo, de vita, spietta, cresciata. Giù, ma le picciana da voti, scusa. Andiamo a mettere i scratch. Praticamente lo colleghi al telefono. Quindi stavamo dicendo? Stavamo dicendo, Raffaele, mi aveva chiesto questa cosa. Quel robottino che avete visto è un droide vero della Spiro. È una casa di produzione di droidi che attualmente non produce più. Ma poi l'ho comprato usato, però costava più di 200 euro. Porca. Però è una capata, cioè, sembra un animale domestico. È una capata vera. Poi tra l'altro la Spiro li faceva con varie mansioni. Cioè ce n'era uno che scavava, una... Poi con la Disney ha fatto, diciamo, la cafonata, tra virgolette, che ha fatto BB-8 che non fa niente rispetto ai droidi che fa. Perché lei, diciamo, questa casa fa proprio dei droidi veri. Che per esempio ce n'è uno che pia 50 all'ora, un altro che può camminare nella sabbia, un altro che si arrampica. 50 all'ora? Tantissimo. In realtà questa, diciamo, è stata la cosa più commerciale che ha fatto, cosa che poi le ha convinti a ritrattare e a non vendere più. Adatto attualmente la Spino non vende più. Si è dissociata, infatti l'applicazione mi è scaduta e non lo riesco più a muovere come vorrei da solo, lo posso mettere solo autonomo che gira per casa. Non vende più, fa solo ricerca e per studi universitari. Cioè, ho dovuto scaricare un'applicazione universitaria per usarlo. Pensa che è la stessa cosa di Ferdinando, solo che io pure Ferdinando non trovo più l'app per muoverlo come voglio. Solo che la cosa buona è che quel droide non abbaia una continuazione. No. Ferdinando sì, invece. Si scarica prima o poi. No, Ferdinando si a un certo punto, ma quando ce ne amo, quando ci amo, cucca tutto quanto, allora se vogliamo fare la domanda classica che facciamo a tutti i nostri ospiti. Perché devi mettere in questa posizione di chiusura? Vogliamo posizione seria. Però ma potevi mettere prima Cuppulello, vai, mo dicevo. Questo è il nostro segno di diciamo che è nata casualmente, che io venni qua con la coppola e lui giaceva la coppola in testa, poi è rimasto un po' il segno distintivo di questo per far capire. Quindi l'ospite no. Che noi siamo in presenza. No, però Giorno, se viene un ospite con la coppola, che faccia? Io tagliamo. Sì, però se venite a casa mia mi faccio trovare la coppola e voi siete devaluata, allora. Ok, ci sta. Io invece sto cercando di farmi crescere i capelli, però ci vuole ancora tempo. Ma come te ne fai? Come lui voglio arrivare.
Come lui, lui? No, te. Come ghetto soffitta. Nel mio come vedi, guarda, ti tengo proprio... Una... Senti, falla tu la domanda che facciamo. Vai. Di solito, che dunque ho passato la domanda, ti gasi sempre. Allora, carissimo Ghetto, per te cos'è essere artista? Allora... Ma tu mi credi, no? La roba bella è che effettivamente nel podcast poi non c'ho mai tempo di affrontarla come vorrei. L'altro giorno ne parlavo con degli amici, sono stato un'ora e mezza d'orologio a discutere su questa cosa, perché effettivamente è contrastante la cosa. Ah, boh, comunque abbiamo parlato di arte, penso, no? No, sì, ma questa è proprio una abbiamo cosa, parlato c'è una sorta di dualismo tra me e Antonio. Dell'arte nella società, diciamo, di come adesso la gente approccia l'arte. Allora, tu, allora, a livello personale, dici. Esatto, tu sei uno di quelli che si definisce artista o aspetta ma lui no, la pone, scordare. Lui la pone in maniera sbagliata la domanda. Allora pone la domanda, non è normale che anche, cioè, chiunque si definisce che faccia ovviamente arte si definisce un artista. Il punto non è definirsi artista. Allora io sono cosa significa per me? No, allora io sono di un'idea particolare che può essere o non può essere approvata, insomma, lui così, vedi perché sì, guarda lui. Può essere o non può essere condivisa, tra virgolette. Il punto è che io credo che l'essere umano, anzi, no, non partire dalla concezione di quello che credo io, ti faccio una domanda a te. Non devi dire. Vai, l'essere, vai. Secondo te, possiamo dire che l'essere umano si definisce, quindi partendo dall'essere umano, ma quindi anche la definizione di artista, una persona si definisce tale anche, o forse soprattutto, in concomitanza di quello che gli viene riconosciuto? No, secondo me no. No, ok. Per quella è sempre una cosa soggettiva. Poi ovviamente è normale. Cioè, magari... se tu sei in una società dove nessuno ti riconosce la questione di essere artista... Ma perché l'arte migliore è stata riconosciuta subito. Io ti ricordo che a Lucio Dalla sapevo l'hanno nominato il Pumarola. Battisti dicevano, per me non sei un cantante. Però comunque... è arrivato a Sanremo, quindi per arrivare a Sanremo gli hanno riconosciuto un principio di essere artista. Adesso è impensabile, no? Pensare... No, ma la questione non è arrivare a Sanremo. Possiamo fare altri esempi, sì, come ad esempio il writing, no? Per esempio quelle erano viste persone che imbrattavano, ma come il rap in America oggi è cultura generale, ok? Fanno i varietà con il rap, cioè i comici rappano i loro monologhi, è una cosa proprio... classica là, però prima era vista come uno scemo, ma il jazz la stessa cosa, sì, cioè vedere uno che strimbellava sto pianoforte che sta solo senza criterio, senza 40 minuti, gente che veniva anche dalla musica classica, da un'armonia diversa, attualmente se tu parli di jazz è considerata la musica. Però stiamo uscendo un po' fuori traccia dalla domanda, giusto? Tu vuoi sapere per me cos'è là, sì, cioè, se io mi definisco artista cos'è? Allora, per me essere artista è una fortuna, perché tu hai... prima di tutto l'esigenza di comunicare che credo che abbiano tutti, ok? Però hai uno strumento, cioè l'essere artista è quello che riesce a incanalare, okay, l'esigenza di comunicare nel suo strumento. È quello che dico io, secondo me l'artista non è altro che un traduttore, se così vogliamo, cioè il sentimento, ok, è noto a tutti, però ognuno lo vive in una determinata forma. Però io riesco a trovare una, esatto, una formula che... Bravo. È quello, cioè, che funge da traduttore, capito? Se la mia interpretazione diventa la tua, esatto, tu me la traduci, mi traduci quel sentimento in qualcosa, tipo il tuo caso la traduco, musica, capito? Esatto, è quello, dico, il sentimento che vedo però in giro. Io la vedo una fortuna, perché diciamo, io ho iniziato a 19-20 anni, no? C'è gente che inizia molto prima, scrivevo per me e non scrivevo rap, ero solo ascoltatore, forse perciò è la parte che più preferisco di me, perché veramente è nata da così. Cioè, capito? Io da un anno già, cioè, mi facevano i filmini, che cantavo le canzoni che mi piacevano. Sono proprio forgiato con la musica. Okay. Quindi la parte d'ascoltatore è la più forte. Quando ho trovato però la chiave per buttare fuori, per esprimermi, io mi sono sentito salvato. Però hai visto che hai detto prima, quindi sei d'accordo con me a questo punto? Perché se no non ci troviamo. Cioè, tu hai detto che effettivamente essere artista è una fortuna, perché... riesce a rendere noto, a tradurre, come vogliamo dire, a più persone qualcosa. Ma se quelle persone non riconoscessero quella cosa, però saresti artista di te stesso.
Allora, in parte è vero quello che dici, però è vero pure che l'arte vi recapita sempre dopo e quindi molte cose magari attualmente potrebbero essere ignorate, non le mie, parliamo pure di arte. Quindi magari, no, no, senza, ovviamente non stiamo parlando di, dico magari, che ne so, uno che non viene riconosciuto oggi, ma ci sta, che chi è? Van Gogh, mi pare pure. Chi è che non era riconosciuto in vita? Cioè un artista famoso, ma che non erano riconosciuti in vita, poi dopo morti hanno riconosciuto, quindi magari sono diventati artista dopo morti. Non lo so, assolutamente. No, ma perché perciò non si diventa, no, semplicemente la tua sensibilità non era così sviluppata da percepire quella cosa, oppure come dicevamo noi prima, nel recepire un artista mi piace, non mi piace, non mi riesco a sentire, come diciamo ci siamo arrivati dopo, magari qualcuno ci arriva dopo, magari la morte è semplicemente una forma di attenzione, certo, che arriva, che oggi è mainstream e così, però a livello personale io quando sono riuscito a buttare su foglio e diciamo sulla musica tutte le mie manie che avevo nell'ascoltare la musica, nel capire il cambiamento, la dinamica di una traccia, l'evoluzione delle parole in una cosa, quando sono riuscito a buttarle in una traccia e ascoltarle, il mio corpo rilascia proprio una sorta di una sostanza che cioè, è pari all'orgasmo, certo. Io dico sempre, per me un pezzo finisce, cioè io e Temo facciamo un pezzo, ci vediamo, scriviamo, suoniamo, facciamo una demo, poi ci rivediamo, registriamo, lo mixiamo e lo masterizziamo. Quando abbiamo finito, io premo play, siamo io e te seduti qua, siamo nel nostro pezzo finito, lo sento, il mio corpo rilascia questa sostanza magica ed è finito. Sono d'accordo con te. Guarda, io paradossalmente... viene no, tu e dici esatto. Com'è bello, paradossalmente, un sacco di gente gli può piacere, sono contentissimo e lo faccio anche per questo. Però perché lo fai per il processo no, di creazione. No, mi piace, è la cosa principale. Allora, poi io... ovviamente è normale la soddisfazione di quando i pezzi, le persone si emozionano, quando vedo che la cosa funziona, i risultati, ma è bellissimo, sarei ipocrita a dire non mi interessa, no. Anzi non lo pubblicherei semplicemente, perché se a me mi bastasse solo che il c'è no. So che okay, Tony l'abbiamo fatto il pezzo, basta così. Quindi vedi, sempre che viene riconosciuto qualcuno. No, sì, però io quando abbiamo finito il nostro pezzo già sto pensando, allora c'è la parte di soddisfazione che magari lo pubblichiamo e vedo i risultati, i riscontri, le critiche, i complimenti, ma il mio cervello già sta pensando allora, un'altra. No, ma io ti dico, io pure sono così. A me, dopo che l'ho fatto uscire, già non mi piace più il mio pezzo. Cioè, no, non mi piace più, no. No, non mi piace più l'idea di continuare, capito? Allora, per me, nel mio caso, ti parlo di come li vivo io, i pezzi sono sfoghi. Cioè, io tiro fuori un qualcosa che tenere dentro mi avrebbe fatto male. Quindi, diciamo, lo riascolto con quell'aspetto malinconico, come se guardi una fotografia, capito, e ti ricorda qualcosa, però capito, non mi piace troppo risentirlo perché io non li riascolto, l'ho buttato fuori, capito, è una cosa che ho buttato fuori, ora anche perché ho li mixo io, quindi tu palle ma pure se non li mixi ti dico, cioè il fatto di cantarteli pure magari che te li riprovi no, io per esempio non la cosa che mi piace è la seconda fase, il live. Ah, perché sì. Io ti ho detto quel pezzo, ho cacciato il 4 agosto. Riscontro immediato. Non vedo l'ora di canto, quindi quello può dare una nuova veste di interesse, certo, a quel pezzo. Però, per esempio, il progetto con Alessandro, no, lo cito di nuovo perché è uno dei progetti più intensi alla quale ho lavorato, no? Più articolato, ci sono dei musicisti, abbiamo avuto un'attenzione particolare. Calcola che in quei 10 pezzi non ci sono le stesse parole, okay? Che è una cosa complicata. Certo. Le stesse parole. Cioè non abbiamo usato le stesse parole, 10 pezzi sono tutte parole diverse. Cioè è una fissa che ci siamo avviati, poi dal quinto pezzo invece ci siamo resi conto che c'era questa cosa, e quindi però ti lascio immaginare poi andare avanti, nello scrivere, nel trovare sinonimi, perché magari quella parola ti era comoda. Esatto, quindi pensa alla cura maniacale che abbiamo... Quando abbiamo finito quel disco, ai master non ci ho lavorato io. Non finite le parole. A parte non avevamo più parole. Ma io mi sono proprio emozionato quando l'ho sentito per la prima volta, veramente, cioè, mi è venuta a chiagnere per il lavoro, proprio per il parto. La dedizione. Un'oretta dopo in poi già stavo pensando a cosa fare, perché quello era andato, stava là, andava cantato, andava portato in giro, andava pubblicato, andava sponsorizzato, però il Gaetano che creava Stevenata o tappera. Cioè le mie emozioni era l'emozione di chi aveva finito un progetto, ma era anche la paura di dire
finita. Mo devo trovare un'altra via, perché questa qua è andata, è autonomo, mo va da solo, lo devo cantare. È un'altra fase, la fase con me stesso, produzione, o magari con Alessandro, o magari con... è finita. E infatti i primi pezzi ho iniziato a scrivere della mia natura mentre eravamo in tour con Alessandro, cioè mentre suonavamo. Comunque si capisce sei iperattivo. Sì, no, io non mi fido sta bene. Allora, vogliamo anche, chiedo sempre, io visto che tu ti stai buttando. Sì, no, aspetta, però prima voglio leggere una cosa che ci hanno scritto molto molto bella, che è un po' per, vabbè, principalmente per Ghedo, ma poi c'è qualcosina anche per noi. Allora, Dete 975 ci scrive: sono orgoglioso di questo ragazzo, l'ho visto nascere e crescere, un talento puro. E poi ci fa i complimenti per il podcast, che trova molto interessante, anche educativo. Ah, grazie. Educativo. Ma se aspettato un aggettivo. Purtroppo c'è anche Raffaele nell'educazione, però. Grazie mille. Grazie, ma educativo, no. Oggi perché c'è lui. Se avevo una coppola facevo così, ma non ce l'ho. Ma c'è educativo oggi anche perché c'è lui che fa l'educatore oltre al musicista, quindi diciamo anche per quello. Ok, arriviamo alla domanda cruciale, così poi ci siamo salutati, perché abbiamo fatto pure quasi 2 ore di pollo. Il podcast più lungo. Però è andato liscio. Sì, è andato liscio. Io andrei avanti per ore. Pure io, starei qua fino a domani mattina. Maria, no? Non lo so, abbiamo battuto il nuovo record di longevità. È vero, no, ogni puntata diventa sempre più lunga. Fatemi sapere se qualcuno lo batte, che io torno e metto. No, no, ma poi faremo ritornare un po' tutti, secondo me. È piacevole. Magari sarebbe bello organizzare pure puntate proprio con più persone. Diciamo che noi non guardiamo tanto Muschio Selvaggio. No, io lo ascolto molto. Tutte le mattine in radio, piuttosto che la radio, quando... Tutte puntate Muschio Selvaggio. Quando vado... Tu sai, bravo, sei un grande. Ma guarda che non ci guarda Fedez. Non è che tu mi dici, che sei detto quando? L'hai vista la puntata con l'Anna di Fedez? È bello figo. Senti, Fedez ha donato 2000 euro a tutti gli artisti. Ok, ora perché non dona 2000 euro a tutti quelli che ascoltano la mattina, tutti i giorni, il podcast? Anche se ho detto che personalmente non mi piace troppo. Ma stai dissando Fedez? Ma se mi dai soldi non lo disserò mai più. Ma anche invece lo... Vabbè, comunque anche 5 no, voglio fare una domanda diversa da quella che facciamo. Noi di solito chiediamo prima chi sono, cioè se ci fai dei nomi di gente che ti piace. Con te che sei uno libero, io voglio provare a passare chi ti fa schifo. Chi mi fa schifo? Però stringi un po' il gombo, no, perché sennò, voglio sennò abbatti malamente. Argomentando, no, che dico voglio dare ai pod ascoltatori. A me liberato, mi fa cacare. No, ma voglio dare ai pod ascoltatori. Adesso difenda liberato. Allora, Tony non vuole che io dico liberato, mi fa cacare. Perché lui liberato. Mi fa schifo liberato. Non è vero. Anche liberato dire... Cazzo, capi che hype! Facciamo un quanti ascoltatori facciamo. Voglio l'inciucio, uno che capito, no, il famoso underground che ti sta sul cazzo, no, che ti fa schifo, che ti sta sul cazzo. Un finto underground, uno che ti sta sul cazzo, che diceva questo sarà pure bravo ma mi sta sul cazzo. Questa è una bella domanda. Non è real. Io uno forse lo so. A me mi sta sul cazzo, sì. Lo devi dire allora. No, però. No, no, e voglio vedere perché se la faccia figura è merda. Dillo, scusa, almeno io dico no, sì, sto qua. No, io ho notato. Non è che la prossima diretta dice, io a Ghedo ci stavo un po' che non posso rispondere. Ho visto che una volta, no, forse più di una volta, però magari non si sa sul cazzo, avete solo opinioni diverse in realtà, però è bisticciato, no, bisticciato, ha fatto discussione su internet, su Facebook. Con Giovanni Bloch. Ah sì, vabbè, però lo sai, c'è stato un epilogo bellissimo. Hai sfondato a dire questa cosa. Allora, è perché che si posa dare a più da buono. Giovanni, il buon Giovanni, fece questo post dove praticamente mise questa foto di questo materasso in questo vicolo. E scrisse, oggi per colpa della gente in civile, materasso si è abbassato me praticamente, questa gente in civile, io devo girare un videoclip, non ho potuto girare un videoclip. Era il tuo materasso? Non era il mio materasso, però ovviamente io da abitante del centro, non da artista, perché lei ha fatto proprio che mi ha bruciato un cazzo da abitare. E scrissi, fratello caro, il problema magari si può sollevare se uno dice c'è un materasso qua da 3 giorni, ma tu che ha video, casi pure fuori zona viene a video qua, prendi il materasso, spostalo e fa un video. Cioè non è che tu mi metti un post contro l'inciviltà del mio quartiere perché tu hai a giro video.
E vabbè, diciamo c'è stato questo battipecco. Che succede? Che a un certo punto nel mio centro un giorno viene questo ragazzo che deve fare un laboratorio di musica, che lì poi lavora con dei ragazzi della sanità, deve fare il suo laboratorio di musica, bravissimo, ok? Bravissimo veramente. Ma che fa lui? Questo ragazzo faceva un laboratorio di musica con i bambini, suona. Gli ha fatto vedere tutti gli strumenti, ah, okay. Veramente un laboratorio, ma pure io faccio i laboratori di musica, quindi proprio pendevo dalle sue labbra, anche perché ho detto, ah, questo ne sa proprio, perché comunque una cosa è saperne di musica, una cosa è approcciare con i bambini e accendere l'interesse. No, tu alla fine fondamentalmente spieghi poco. La cosa che preme è accendere l'interesse, perché loro partono dalla base che anzi non fottono proprio di quello che tu stai dicendo, ma di tutto e non solo della musica. Comunque questo ragazzo bravissimo, ok? Io mi seguo tutti i suoi incontri con i miei ragazzi, ok? Dove praticamente li fa cantare. Era pure una cosa molto aperta. Lui porta un impianto portato da lui, quindi si mise molto a disposizione. Io entusiasta di questo, mi fa vedere. E già inizia a capire che lui comunque artisticamente era uno forte. Ah, disse, io sto facendo uno spettacolo, c'è anche nell'arena. Ok, io c'ho un problema con i nomi, ok? Quindi questo ragazzo che veniva, non mi ricordavo manco come si chiamava. Comunque l'ultimo incontro, parliamo, lui mi dice, ah, ma io ho visto che pure tu fai rap, cosa? Sì, vabbè, ma tu forse hai sentito qualche pezzo mio? Sì, no, so tu come ti chiami? Giovanni Bloch. Oh, era lui! Era lui! Io, ma questa dopo la questione dopo. E io sai che gli dissi, io sai chi so? So Killer Matarazzo! E perché mi hai risposto così? Io dissi, ah, frate, no, ma ti sembra normale che... Ti scrivi un po', no, ma tu mi hai veramente inteso, vabbè, comunque abbiamo appazziato. Vabbè, quindi c'è stato l'epilogo positivo. C'è stato divertente, perché poi là in quel momento, no, sai quando non ti riesci a mantenere, se tu hai socchile romana razza, lui subito si ricordò chi ero. No, vabbè, che sai cos'è la sintesi? E io sono il primo che scrive un po' troppo sui social, perché quella alla fine le sue reazioni però non sono genuine, non sono interpretabili, magari, capito? Io in quel momento ci ho visto della presunzione, mentre invece non c'era, capito? Allora, magari mi sono sentito un attimo, ti esponi, poi non puoi tirarti indietro, infatti io raramente cancello, anche a mio sfavore cancello, poi mi capita raramente, però ci sta. Allora, io per esempio, ma se quante volte mi è capitato che leggevo cose di gente che conosco e di cui ho anche stima, quindi poi a volte Così perde leggere, la stima, leggere, ma anche quella di se stessi, però se mai si ricordi, però e dici, ma che cazzo ha scritto l'anno passato, ma stiamo vaccino. Io per questo evito, perché gente magari che stimo, mi dispiace pure leggere delle cose che dico, ma che cazzo sta dicendo qui? Proprio questi periodi qua, tra Covid, vedi Enrico Montesano, sta sparando che la maglietta, ma la non è però io per questo ma quello durante il Covid ha sbroccato buon Enrico, cioè come l'hanno fatto arrivare in Rai, io voglio bene, ma pure di la storia del io l'ho fatto pomata. Aspetto artistico, però dai, fratello, cioè pure voi dai, e l'hai stato fatto apposta. No, io a volte capito, evito proprio per questo, perché dico, ma principalmente la prima cosa che penso è, ma chi muffa fa? Cioè, nel senso, io mi devo appiccicare, qua mi scoccio pure di scrivere, devo perdere il mio tempo a appiccicarmi. A me piace proprio che io preferisco parole. Che ma non te lo dico perché era lunga, però praticamente descriveva la scena rap a Napoli, cioè la cosa più provocatoria del mondo. La scena rap a Napoli si divide in vecchia guardia, i miei coetanei e nuove leve, e li spiegavo tutti e tre. Guarda, wow, quello che è potuto succedere, tutti indistintamente, capito? Tutti quanti, ma pure persone la scena rap si sono sentiti, capiti? Ma che combinato? Immagino, però, capito? C'è quello. Però la cosa più bella, sai qual è stata di quel posto? No, sono polemico. Se ci dovremmo dei rapper. Oh, i rapper. Ma io esci lì che è fratello, buon sangue. Alla fine tutti i rapper si appiccicano, quindi ci sta. No, però la cosa stupenda di quel post, sai qual è stata? Vedere nei commenti come tutti si comportavano esattamente come la descrizione che gli avevo fatto. Wow, stupendo. Sembrava tipo Super Quark. Io posso seduto là. vedi, esatto. Sembrava la vecchia guardia sminuiva. I miei coetanei litigavano. E le nuove leve dicevano niente buono o alloccavano proprio quello che avevo scritto. Io l'ho scritto più articolato, però capì, pure non offendendo me, cioè litigavo sempre i miei coetanei. Io ho scritto il trafiletto dei miei coetanei, perdiamo più tempo a tozzarci una parte con l'altra che piuttosto che a creare cose nuove. Oh, stanno appiccicati sotto a Kill Boss due coetanei, cioè due persone della mia età, diciamo due rapper,
più rap. Vedi, ma alla fine uno quando dice cose perché l'ha pensata, esatto, prima. Ma infatti c'è. Quello è un post che non ho cancellato, perché anzi, mo che esce Enrico lo ricondivido. ma perché uno si dà sì, ma pure questo che ce l'hai ricondiviso, no? Non l'ho ricondiviso perché almeno faccio fare l'anniversario, se no dice vabbè. Ah, quindi meno di un anno. Si fa polemiche, scrive cose nuove. No, l'ho scritto quest'estate. Ah. No, poi lo voglio leggere, invece di parlare dei pezzi stiamo parlando dei pezzi. No, invece è bello, è l'inciucio finale, ci vuole. No, però io le penso quelle cose, cioè... Ma ci sta, no, poi nessuno me le chiede, io le dico lo stesso. Bravo. Se venivo qua prima di scrivere quel post mi dicevi che ne pensi della scena rap a Napoli, tu dicevi dopo te lo recitavo come nei pezzi, io dico, scrivo quello che penso, molto spesso non è il caso di dirlo. Capito? Io mai sapessi le cose che penso, ma tu sapessi potevi evitarla di questa uscita infelice. Ma che? Ma tu sapessi le cose che penso io, però non le dico perché dico vabbè, non è il caso, lasciamo per... però cioè, per pure io nella testa. Però cioè, io penso, un virus. Sì, io sai cosa penso? Sì. Penso che quando uno mette un posto qualsiasi cosa tipo, c'è un pubblico talmente ampio che è inevitabile che qualcuno si senta offeso. Ma cioè, normale, ma io la cosa che faccio sempre, sai cosa mi frena poi di cioè, c'è un metodo che ho elaborato negli anni che mi frena nel scrivere o nel rispondere sotto delle cose. Dico, tipo, mi viene da dire una cosa, una lamentela, dico, aspetta. Io mo se, capito, se faccio, inizio a fare polemica, mi rompo il cazzo, cioè, poi penso, vabbè, tu ragiona, ma te l'ha chiesto qualcuno, no, e allora shit. No, però la cosa fondamentale rispetto per esempio ai rapper, no? Che io quando scrivo qualcosa non ce l'ho mai con una persona in certo, particolare in generale, no, è perché diciamo questa è stata un po' la rovina dei rapper, perché per esempio se io rapper ce l'avevo con te rapper e ti facevo un bello e sanodissimo ci stava belli. Però facevi qualcosa di creativo, capito? Io il dissing li amo, li apprezzo perché... sono belli, sono diversi, secondo me stimola la creatività. Allora il dissing per me è più bello di tutti, poi magari su pareri contrastati, però è quello che fece come si chiama mi simpatia a Fabri Fibra. L'ex ragazza di Fabri Fibra. Ma quelle a me piace. I dissing ci stanno sempre delle storie. Il dissing più bello attualmente l'ha fatto Eminem a Kiloai. C'è un ragazzo che ha dissato Eminem due o tre anni fa. Non mi ricordo come. Ah, Machine Gun si chiama questo tipo. Okay. Comunque fa questo dissing a Eminem, perché Eminem caccia un album, tipo due album fa, dove c'era qualche base drill, trap. E questo Machine Gun praticamente ha pensato bene, ha detto, ma me lo disso, perché tu sei un scemo, perché tu vuoi fare la trap, cioè il dissing di Eminem, c'è anche per gli ignoranti in inglese come me, col se testo in italiano. Ma no, io però ho capito, cioè così si è fatto pubblicità. Sente quando ti prendi gli spaghetti e li spezzi piano piano tutti quanti, così che fa un broro, così vai. Però si è fatto pubblicità. Mi ha fatto un regalo, ma infatti anche là tutta la domanda del secolo è, ma è mai possibile che Eminem ha risposto a Kiss? Però lui ha messo comunque la figlia in mezzo, perché se non mi sbaglio lui conosceva la figlia, c'era qualcosa di personale. Gli ha fatto un regalino. Però è come il wrestling, voglio tutti quanti speriamo che Hulk Hogan veramente la reputata a Achille, poi che ce ne fu? Cioè, Babbo Natale, queste cose qua, tu ci credi un po', ci vuoi credere? Ci sta, ci vuoi credere, capito? Cioè, leggi che c'è un commento nuovo. Ah, una domanda finale a Ghetto. Guardando la vita e il tuo percorso artistico, da piccolo fino adesso, come ti vedi da grande? Bello, wow, ma... Quindi mi conosce questa persona, molto curioso Sì, non so, ma se ci dici anche il tuo nome... Allora, qua si chiama Dete 975. E non mi dice niente. Vorrei sapere di più, Dete. Quindi... quindi dici pure chi sei, il tuo nome. Così e quindi che mi ha chiesto? Scusa, ti ha chiesto, guardando la tua vita e il tuo percorso artistico che hai fatto fino a mono, da piccolo fino ad oggi, come poi ti vedi da grande? Ma guarda, io non mi vedo da grande, nel senso che ho capito... Non dico, mangamo, non sono uno... Cioè, io sono uno molto progettuale, però metto, diciamo, il traguardo molto vicino, in modo tale che riesco poi ad assimilare altre cose e costruire diversamente. Non faccio delle proiezioni così grandi, capito? Spero sicuramente di non perdere la voglia di suonare e di creare come ho adesso, che è una cosa che magari ho visto personaggi più grandi di me che si è estinta. Magari tu, per esempio, la vedi facile a dire, ma perché chi sta così forte? Perché non sta suonando più? Perché non sta facendo più queste cose? Però poi la vita, diciamo, va vissuta per capire. Poi, io ti devo dire la verità su questo. Oggi, mo' è da circa un annetto che non scrivo niente, penso, forse un po' meno di un annetto, però cioè, chiaramente campo di pezzi che avevo già scritto perché ce l'avevo, però oggi. Vedere un po' il panorama, cioè, mi ha fatto un po' passare, non la voglia, però capito, mi ha fatto un po' affievolire. Quindi quando ho sentito quel pezzo ho detto, scriviamo un pezzo insieme,
e me, perché mi ha stimolato. Però non bisogna mai, guarda, bisogna dare il tuo panorama, il tuo orizzonte, perché vedi l'orizzonte, no? Quel pezzo che ti ho detto, questo è stato un po' il pezzo zero, è il mio orizzonte. Poi tu magari da produttore, da ascoltatore, che anche tu ti produci, guardi attorno, però quello che sta nella tua testa, nella tua arte, quello che tu esprime, lo sai solo tu e non può essere condizionato dagli agenti esterni così tanto da spegnersi e accendere. Beh, certo, sì. Cioè, no, però secondo me capita nella vita che c'è un attimo quel momento in cui però non deve capitare a causa degli altri. No. Può capitare per cose di vita personale, possono capitare tante cose, ma non perché altrimenti era via Efir, le lascia qua e me ne rai, perché io faccio roba che non sopporto. Parliamoci chiaramente, okay. E non mi interessa proprio, cioè, perché io ho la mia scena, la mia musica. Aspetta, di tendenza, Stefi, non toccare e, diciamo, le mie idee. Poi ovviamente spero che c'è un pubblico che apprezza, però non lo posso rincorrere. Certo, non lo posso rincorrere, normale. Specialmente se vedo che poi i mezzi che usano gli altri per rincorrerli sono mezzi che a me non piacciono, non ti proprio piace. Ci sta, sono d'accordo, è una cosa personale. Senti, dice che lo devo leggere in inglese, si chiama DT. Forse capisci le iniziali. No, come fai a fare una brutta figura? Allora, lui, no, che vuoi da me? Lui ha detto, se lo leggi in inglese, Domodossola Imola, Torino Imola, quindi DT, forse capisci le iniziali. E ci ha messo una faccina. E poi vabbè, dice, non perderai mai la passione per la musica perché ce l'hai nel sangue. Sicuramente ti conosce, ma DT chi è? Io mo sono curioso. Chi sei? DT, oh, non ti dice niente. Al momento, ah, è mio zio, wow. Ah, okay. Daniele Tramontano, come no? Come no? Danny T, no, perché lui si chiama Diti. Allora, lui, ma a questo punto posso fare una piccola parentesi, una piccola parentesi familiare, sì. Perché cioè, fa parte proprio della mia storia. Allora, io nasco in una famiglia di musicisti, ah, quindi. Ok, il mio nonno era pianista, sono altri studenti, però era pianista, mio zio era un grande batterista. E Danny T è un produttore e DJ di musica tecno elettronica che ha suonato per tutta Europa. Cioè, e io sono cresciuto così, io andavo a casa di mia nonna, che mentre mia nonna cucinava, qui ci sei stato a casa di mia nonna, mentre mia nonna cucinava, mio zio provava sopra, quindi io salivo, ciao nonna, come stai? Sopra, mia nonna che urlava, nonno, tutto a posto! Mentre invece mio nonno dall'altra parte, che lo studio si divideva in due, e lo studio, diciamo, suo e di mio nonno è stata anche la soffitta per parecchi anni, fino a quest'anno praticamente, lo studio si divideva in due, dalla parte c'era praticamente mio nonno con le sue tastiere e tutti i suoi strumenti, dall'altra parte c'era una vera e propria discoteca che mio zio praticamente c'è ancora, una cabina proprio, sai quelle cabine proprio piene di adesivi. Bello. Che stavano nelle discoteche, e lui provava là con i suoi due giradischi, è stato lui che mi ha aizzato a Michael Jackson, che è il mio, che è uno dei miei artisti preferiti, nella top 3 praticamente. Che ci ha imboccato lui, Prodigy, Michael Jackson, tutta la musica. È lui che mi ha fatto varcare la soglia dell'italiano, diciamo. Quindi lo ringraziamo. Di cioè, oltre ad aver prodotto anche le prime tracce che abbiamo fatto, che indubbiamente... certo. E quindi a proposito dei tre artisti, hai citato tre artisti, la top tre, però dicene qualcuno che magari potremmo invitare qua. Facci due tre nomi di qualcuno che potreste invitare qua, però no, quelli che hanno già fatto, tipo Alessandro, che i miei tre artisti sono morti tutti e tre, tipo Michael Jackson, Pino Daniele e Guru. Ci pensi Michael Jackson a venire qua se fosse stato ancora qua? Me lo chiamate. No, sono morti veramente tutti e tre. Guru, purtroppo, che è un rapper pure dei gangster, pure di DJ Premier, che è quello che proprio mi ha aperto gli orizzonti. Una porta sfiga, il fatto che ti piaccia. Non lo so. No, artisti diciamo del pan che magari conosci anche tu personalmente, che sarebbero belli, che non ci rifiutano, perché noi non amiamo tanto le persone. Vabbè, ma chi mi rifiuta poi non sarebbe più il mio artista preferito. Quindi, fate i bravi con PodScriptum. E quindi? Come direbbe Salvatore Bifa. E quindi? Non lo so, qualche nome, diciamo, palpabile. Sì, esatto. Qualcuno che ancora... magari pensi sarebbe interessante approfondire un discorso, insomma, conoscerlo meglio, che stimi, insomma. Ma non solo, ma anche produttori. Sì, sì, artisti in generale, anche... Sto pensando, sembra, io faccio questa faccia anche così. Anche Spogliarelli. Sembra tipo Carlo Verdone, guarda, stavo la nonna, che guarda in aria... Sì. Sapete cosa figa? In che senso? Forse avremo, non so ancora quando, da stabilire un artista di burlesque. Wow,
quindi... e il, è praticamente il podcast si farà dall'altra, ma voi non potete venire, ma di là Tony ha già allestito tutto, ma guarda, se metto le luci rosse poi da là è proprio e perfetto. Infatti questo basta il telecomando, e beh, questo è il nome, ma mi è andato un po' in tilt quando ti ho detto quelli da criticare, ci stavi qua, se invece no, quelli ti fanno anche, basta anche sul nome, perché muoiono, non è colpa mia. No, non se devono morire no. Ah, allora, vabbè, gioco facile, perché io ho la fortuna di suonare tantissimo con Nicola, che è una persona che stimo tantissimo. Nicola Caso. Nicola Caso, sì. Sono a casa mia, Nicola. Era già in progetto. Allora, se vogliamo fare proprio due nomi, io penso che Nicola Caso e Andrea Tartaglia attualmente a Napoli sono i cantautori che portano proprio la bandiera del cantautorato campano. È la il secondo che ci dice Tartaglia, perché... Tartaglia ce l'ha detto anche un'altra ragazza che pure lo voleva vedere. Che per me non si battono. E no, quella ragazza... non era una ragazza che doveva venire, è la ragazza che ci ha seguito l'altro giorno. Ah, ok. No, perché è una modalità, sono totalmente diversi, abbracciano due scuole di pensiero diverse. Però nella scrittura e nel cantato, secondo me, sono imbattibili attualmente oggi. Oggi che la musica napoletana sta andando molto forte, siamo pieni di cantatori napoletani, il funk napoletano è ritornato in auge, le canzoni classiche napoletane, gruppi che Pullo Chanel, Coso, Solo, Aucioro, Vient, i Noia, Disting. Sì, vai giù. Ma state dissando qualcuno? È tutto già visto, io è tutto già almeno 4-5. Sì, pure io. Tutto... impliciti all'interno del... Allora, a me queste cose... Cioè, se io devo scrivere una canzone, cioè tu vuoi fare una canzone con me, se vuoi fare una canzone così, mentre ci fumo una sigaretta, mi da scrivere. E non perché sono bravo, perché sì, non ci vuole niente. Se ti scrivo, facciamo amore sotto solo, mi suo mare, c'è sta luna, che fa rumore in da sto cuore, e mi metti un bel giro di chitarra, c'è un bel pezzo di tutti questi gruppi che ti ho, diciamo, tra virgolette citato, è tutto già sentito, è tutto piatto, okay? Si sta usando, come nel rap e nella trap, si sta usando uno strumento che è il napoletano, e in modo che torniamo a Liberato. Liberato sono semplicemente 4-5 frasi detti gergo napoletano, messi su delle produzioni eccellenti, di lustro, perché quelle sono grandi produzioni. Però è una marchetta. Beh, su Liberato sono d'accordo. È una marchetta, perché è prendere le cose, diciamo, e estrapolarle così tanto da fargli perdere il significato, capito? Sono d'accordo su Liberato. E questa è. Quindi abbiamo, ha detto, Nicola Caso e Andrea Tartaglia. E Andrea Tartaglia. A posto. Ok, siamo arrivati al momento finale. Nomination. E quindi facciamo... Benvenuti a un'altra puntata. Ciao ragazzi, ci divertiamo. Oggi abbiamo Ghetto Soffittamente con noi.